No, c'è il Bronzi che mi fa dei versi, quello dovete vedere. Buonasera a tutti, cavolo. Stasera sarà una puntata meravigliosa, io ne sono stracerto. Siccome siete in tanti stasera, Bronzi, sento un rumorino già da ora. Sento Bronzi anch'io, sì. Bene, allora, non so qual è. Mentre Daniele cerca di risolvere il problema. Prova a spengere. Aspetta. Il mio non è. Qual è? Cioè, è ragazzi, Ronzano, vabbè. Innanzitutto buonasera a tutti. Stasera abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Da tanto che dovevamo fare questo confronto. Ora non si sente però, amico. Si sente? Sì, sì. 1, 2, 3. Io non mi sento, però va bene. Te lo dite. Se, allora, stasera abbiamo degli ospiti meravigliosi. È il mio? È il mio? Ti pareva fosse il mio? Ma strano, dov'è? Dov'è il microfoniere? Scusate, Ah, questo spengo, ma si sente uguale meno ora. Sì, sì, c'è ora qualche meno. Altro. Vabbè, dai, ma iniziamo, dai, iniziamo. Allora, okay. Stasera c'è un grande confronto. Lo abbiamo voluto, lo avete voluto, e con noi stasera c'è. Ti chiamo per nickname, sì. Sì. Assolutamente sì. Allora, Francis Trinipet. Insieme a Luca Scuffio, a Lorenzo Meccaccini, sono tutti qui nello studio con noi. Ovviamente c'è anche Daniele Bronzi e la regia. Poi c'è il nostro, come ti si deve chiamare? Il nostro amico Pixel. Il vassallo, no? Sì, allora, stasera la missione importante perché siamo fondamentalmente. Allora, non è ovviamente un, come dire, uno scontro feroce, uno scontro di amicizia tra tre sardisti e un paccianista. Allora, innanzitutto facciamo parlare un attimo lui, perché è il nuovo. Buonasera, Francis. Ciao Angelo, grazie per avermi invitato, è veramente un grande piacere, grazie a te, grazie a Daniele, grazie a Riccardo. Poi Lorenzo. Buonasera a tutti, e un saluto ancora a Flores International, così gentile da invitarci per la seconda puntata. E Luca. Grazie, ciao a tutti. Bene, allora, io volevo sapere un attimino una cosa, tanto per cominciare. Allora, facciamo parlare quello che non ha mai detto nulla o mi ha detto a me al telefono, e 5 minuti ci siamo sentiti e 5 minuti ci siamo scannati. Ah, ecco. Così al volo. Sì, eh? Sì, al volo. Ecco, okay. Ma no, ma si è fatto pace subito, non è possibile litigare. Allora, io vorrei che una volta per tutte, anzi, innanzitutto c'è da dire due cose. Primo, che potete mandare messaggio WhatsApp al 338 1980 688 e chiamare allo 055 24 77 985. Un'altra cosa, e chi non chiama è un compagno emerente. Esatto, esatto. Poi devo fare anche un invito stasera. Io vorrei che stasera Diego Terranova chiamasse in studio, perché voglio che lui esponga la propria teoria, va bene? Perché lui ci fa sempre le curregine, e stavolta gliela vorrei fare io una curregina a lui, in amicizia ovviamente. Detto ciò, facciamo parlare Trinipet con la T, perché si è arrabbiato ieri che io gli ho fatto ecco. Buonasera Francesco. Ciao Francis, dici un po' cosa ne pensi del 68. Io voglio sapere il 68, poi andiamo a Rabat. Io vi ho ascoltato che settimana scorsa avete fatto quel lunghissimo e interessantissimo speciale su Signa 68. Ora io conosco i vostri orientamenti, quindi mi fai una domanda apertissima: cosa pensi del 68? Credo che tutti noi abbiamo in qualche modo un attimo orientamenti a livello di piste, di ovviamente tesi, non sessuali, no, orientamenti esegetici relativamente al mostro di Firenze, e quindi credo che ciascuno di noi si scelga una teoria o una ricostruzione logica preferenziale. Nel mio caso, come già hai anticipato, mi trovo con tutto me stesso, forse nell'errore, in qual caso avrò completamente buttato via la mia vita, è il rischio di molti mostrologi, no? Ma io me lo assumo volentieri, e credo nella, se per non formulare colpevolezza, nella necessaria implicazione di Pietro Pacciani nella serie dei delitti del mostro di Firenze. Poi argomentarlo lo faremo magari contestualmente. Signa, quindi, come ben sai, è il nodo problematico di chiunque voglia sostenere la pista della colpevolezza di Pacciani e dei compagni di merende, per il semplice fatto che risulta essere un delitto che sorge dal contesto dei sardi. Fino a qui, e so che te la pensi così, sì, assolutamente. È impossibile da parte mia, alcuni mostrologi che propendono per il serial killer unico teorizzerebbero che il serial killer mostro di Firenze esordisce nel 68 pescando a caso
una coppia adulterina il cui marito della vittima si prenderebbe la colpa o comunque entrerebbe in un ginepraio di 13 anni di galera e di 20 anni di versione. Non esiste che la coppia random, casuale, di un maniaco sessuale componga poi quello scenario giudiziario. Quindi per i paccianisti è veramente difficile, e però mi offri l'assist. Io sono costretto a citare il nostro trivia, il nostro elemento. Pacciani, come sappiamo, era familiare con tutti i luoghi del delitto, da Calenzano a Scopeti, a Giogoli, a Baccaiano, a Mosciano, e Vicchio e Rabatta in particolare erano vicinissimi a luoghi dove lui era nato e aveva vissuto. Signa sembra incollegabile a Pacciani, però c'è questa coincidenza che, come al solito, non vuol dire niente, però è assolutamente scioccante, ovvero Miranda Bugli, non solo l'ex donna di Pacciani, ma la donna che con Pacciani venne condannata in concorso per omicidio nel 51, era vicina di casa di Antonio Lo Bianco. Quindi dicevo, non c'erano elementi per collegare Signa, c'era una coincidenza pura, un po' disturbante. Comunque non sono qui per parlare di Signa, poi passeremo a Rabatta, perché il 68 è un argomento che mi interessa tantissimo, ma preferisco che ne parlino i sardisti, perché veramente io nell'analisi del 68 sono bloccato dalla mia posizione sul mostro, e ne spiega tutti i limiti della mia posizione, perché il 68 rimane, e come sapete le sentenze non condannarono Pacciani per il 68. No, ma infatti tanto è già arrivato un messaggio da Massimo che mi dice: ora Francis vi spara un parolone universitario e vi secca tutti. Ho detto esegetico. Ho detto. No, io vi devo dire la verità, io stasera ero partito, ho detto stasera vado lì e me lo mangio. Poi lo vedi di persona, c'ha la faccia buono. Cioè non gli puoi fare del vero scoppio. Non lo ti abbraccia. Quindi mi risparmi per misericordia. No, ma non ci sarei nemmeno riuscito sicuramente. No, a parte tutto, io cercherò stasera di dare almeno le mie motivazioni. Intanto ora facciamo parlare Lorenzo. Vai 68-74, poi facciamo lo stesso con Luca. Io la parola la cercherò di prendere il meno possibile, perché voglio essere voi a parlare. Come la penso io, lo sanno tutti. Ah, io lo dico, per me è stato SV dall'inizio alla fine, senza nessun problema, lo dico proprio dritto, dal 68 all'85, né 17 più né 17 meno. Se posso commentare, visto che è un'ipotesi molto condivisa, non è che sei l'unico a pensare così, è una spiegazione che sarebbe assolutamente lineare nel caso del mostro di Firenze, visto che non si riesce mai a proporre una cosa e torni, perché nessuno ha ricostruito. No, ma infatti è la più lineare di tutti. Ho sempre detto, io tu sai, no? Ora io ho detto non litigando, non è vero assolutamente, che noi possiamo comunque discutere. Se uno mi viene e mi dà una tesi che torna, plausibile, io posso anche plausibile. La posso stare anche a ascoltare, capisci? Io lo dicevo a Luca prima, ci aveva fermato a prendere il caffè, lui mi dà atto di questa cosa. Io detto, se io sapessi come questa pistola sia passata in mano, per me la Pacciani. Io glielo dico, vero o no che ho detto così? È giusto, sì. Ecco. E io dico la stessa cosa. E quindi, cioè, per me non è plausibile il passaggio della pistola. Per me, poi io ho pensato l'abbia buttato in una discarica e lui l'abbia trovata. Ogni paccianista è dipendente della pista sarda, no, perché siamo costretti a teorizzare un assolutamente non dimostrato passaggio di pistola fra Francesco Vinci, per esempio, e Pacciani, teorizzato nell'ambiente, no? Di indovino. Questa è la teoria congetturale, però dobbiamo prendere dei sardi per spiegare Pacciani. Ma potrebbe anche, dai, io non, come dire, non. Allora, se mi viene a parlare di una pista che, come diceva Daniele, è plausibile, possiamo anche parlare. Ma se tu mi vieni a dire, non tu no, perché so, che Stefano Mele non era sul luogo del delitto. No, ma te lo sai, mi picchietti. Sono d'accordo con te, infatti te lo tiro fuori, perché è un punto su cui noi ci possiamo trovare d'accordo, è follia. No, c'è gente che dice sono cazzate quelli che c'è scritto sul rapporto Torrisi, vabbè, io rispetto, per me quello racconta loro. Io neanche li rispetterei, perché nel rapporto Torrisi di cazzate ce ne sono pochissime, almeno per quanto mi riguarda, e è un documento che non si può sminuire. No, certo, siamo d'accordo, però se tu mi vieni a dire che lì nel 68 c'era Vigna che era dietro il cespuglio, che ma Vigna, dai. A povero uomo, non c'è mai c'entrato. Vigna è forse l'unico che non c'entra assolutamente niente in questa storia. Ma quello è stato un allaccio al tancio di Vise che era stato inserito nella ma non c'entra nulla. Esatto, ma mettere il nome del magistrato che non è morto, guarda, metterlo, è proprio andare nella follia più pura. Ma è più probabile che c'entri il discorso pazzesco che ti ho mandato in privato di quel quadro, che effettivamente la primavera è Botticelli, una seria, ma stiamo scherzando, se la vai a analizzare tutta
dici, oh cavolo, ma io sono partito dal presupposto che era una pura follia, quindi non, pura follia, no, ma stiamo scherzando. Però se la guardi, dici, oh Cappelli, tutti i collegamenti, sì sì, parliamo di quella che mi ha mandato te, non di Vigna, di un quadro di, certo, la primavera dei Botticelli, che è, esatto, allucinante, perché c'è tutti i collegamenti se la guardi bene, eh? Oh, guarda, sì, c'è, no, no, è arrivato, no, no, no. Ecco ragazzi, allora, se stasera volevamo avere, meraviglioso, se stasera avevamo la possibilità di far entrare una donna qua dentro, vieni, ora non c'è più verso. Avvisa. Se avevamo la possibilità di far entrare una donna qua dentro, ora non c'è più verso. No, perché? Che me ne spaventa. Perché? Quando arriva lui, c'è, c'è... Vabbè, Grande Giuseppe, come stai? Buonasera. Ciao caro, è arrivato. Buonasera. Giuseppe, sera. Di Bernardo. Ciao a tutti, ciao. Allora, ora Giuseppe, ce l'abbiamo un micro... E dov'è il microfonista? È imboscato, non so se è a Topa o qualcosa di simile. Ci ha raggiunto il nostro amico Giuseppe Di Bernardo, ci ha fatto la sorpresa stasera. Io ero venuto a ascoltarvi in realtà, non a parlare, quindi ecco, mi cambiano. Ma quanti microfoni dai? Ferri, ve lo ricordate, no? Ne aveva due. Allora, scusate l'intrusione, No, no, figura, non ci fa altro che piacere. Insomma. Allora, stavo dicendo, eccetera, abbiamo già, diciamo, chiarito la situazione, facciamo parlare il Mencaccino un secondo e poi andiamo, Giuseppe lo facciamo parlare per ultimo, sì, per, perché c'erano anche gli altri prima, se no mi sembrerebbe il caso. Prego Lorenzo, sì, per tutti, allora... bene, io voglio Giuseppe, lo sai che tutti il bene ti voglio, ti mando tutti i cuoricini. No, è vero, eh? Vai Lorenzo. Sì, allora Trinipet ha fatto l'introduzione sul 68 di cui abbiamo parlato in maniera molto approfondita nella precedente puntata. Il titolo di questa puntata è evocativo, se vogliamo, una pistola torna dal buio. Perché? Perché il 68 alla fine si è concluso in un modo che tutti conosciamo. Stefano Mele viene condannato, via definitiva, il terzo grado di giudizio ce l'abbiamo a primavera del 74, quindi è proprio in concomitanza col delitto di Rabatta, casualmente pochi, ma guarda un po', pochi mesi dopo la pistola torna a sparare, torna dal buio. Perché dal buio? Perché alla fine gli inquirenti, i giudici chiudono il 68 con la condanna per Stefano Mele, che era stato imputato di concorso in omicidio con ignoti, poi gli ignoti non si sono trovati, quindi condannato da solo, e tutti pensano che finisca qui, la pistola non è stata mai ritrovata, però nessuno immagina che questa pistola tornerà, e non torna solo nel 74, torna poi nell'81 e fino all'85 compirà altri 7 duplici omicidi. Delitto di Borgo San Lorenzo, siamo il 14 settembre del 1974 e vengono uccisi Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. La Stefania Pettini è una ragazza di Borgo e abbiamo un riferimento importante per questo delitto, la discoteca Teen Club. Che cos'è? È una discoteca di Borgo San Lorenzo, si trova proprio in centro, diciamo, ed è un po' il luogo di ritrovo di tutta una generazione. Pensate che sarà aperta fino al 2009, poi sta chiusa, oggi non esiste più. E quella sera il Pasquale Gentilcore porta la sorella al Teen Club, la lascia lì alle 9:30 circa, dicendole ti vengo a riprendere all'incirca a mezzanotte. Poi va a prendere la Pettini, che abita a Pesciola, quindi siamo a una stazione che sta lì a pochi passi, e successivamente, poco dopo o qualche ora dopo, non è dato sapere, avviene questo delitto. Si pensa intorno alle 23:30, perché comunque questo è uno di quei delitti in cui ci sono dei testimoni che sembra abbiano udito gli spari, quindi c'è una coppia che sente gli spari della pistola circa le 23:30. Questo delitto è uno dei più efferati del mostro di Firenze. Innanzitutto è l'unico in cui la vittima femminile ha avuto una colluttazione col mostro, si è difesa disperatamente, probabilmente lo ha anche graffiato, forse lo ha anche morso, quindi veramente attimi di terrore, perché
perché la, il mostro non riesce subito a uccidere la, la vittima. La vittima, la donna. Riesce a uccidere l'uomo, però probabilmente per una dinamica particolare che poi spiegheremo nel corso della puntata, riesce a ferire solo alle gambe la, la pettini, quindi non a colpirla mortalmente, e sarà costretta a finirla col coltello. Per cui lui prima colpisce presumibilmente il gentilcore al lato sinistro della vettura, poi vedendo che la pettini non è ancora morta, fa il giro, va sul lato opposto e poi finisce la ragazza in un modo veramente drammatico. Abbiamo quattro colpi allo sterno veramente di grande intensità, tanto che lo sterno risulterà rotto, e poi successivamente prenderà la donna, la porterà sul retro della vettura e poi farà qualcosa di molto diverso dal 68, perché con la Barbara Locci aveva quasi usato una sorta di gentilezza, diciamo, vai. Di pietà, l'aveva ricomposta, certo. Forse l'aveva rivestita. Invece nei confronti della Pettini si adopera verso di lei proprio una, come dire, cattiveria. Una cattiveria, tanto che questa ragazza viene poi ritrovata con 96 colpi di coltello, che all'inizio vengono scambiati per 96 colpi di cacciavite, perché comunque non sono molto profondi, perché erano dei punti, sì, erano come delle puntellate di cacciavite, esatto. Che poi solo successivamente si capisce che erano di coltello. E poi praticamente prenderà un tralcio di vite, in quel luogo esisteva, oggi non c'è più, un vigneto, quindi siamo in pieno settembre, quindi lui si trova vicino a questo vigneto, prende un tralcio di vite e glielo inserisce nella vagina, certo. Poi l'autopsia dice non in maniera particolarmente profonda o violenta, tale da creare delle lesioni, delle storiazioni particolarmente violente. Succede che poi la sorella Gentilcore, quando non vede arrivare il fratello, stop, c'è la pubblicità. Benissimo. Purtroppo quella ci tocca, ogni mezz'ora ci tocca. Bene, siamo tornati e di nuovo purtroppo ragazzi ogni mezz'ora c'è la pubblicità. Allora, messaggino ci è arrivato adesso da Fabrizio Marani, ci adora tutti, ha detto siamo tutti bravissimi a prescindere poi dalla differenza delle idee, quindi un saluto a lui. C'è di nuovo questo rumoraccio, c'è ogni tanto che è Lorenzo, interferenza, sì. Allora Lorenzo finisce a te parlare e poi ciò che allora, vedevo lui che faceva dei versi un po' strambi. Finisco subito. Sta facendo massa. Fa massa con la testa, diciamo. Avevamo detto i 96 colpi di coltello e il tralcio di vite. Che avevano confuso con un punteruolo. Con 96 all'epoca. Colpi di cacciavite o di punteruolo. Comunque sono due elementi molto importanti. Nel corso del tempo, con questi due aspetti sono nate molte teorie, no? Certo. Il tralcio di vite, si è parlato della pista esoterica, di un possibile significato di questo genere, che però poi non ha più trovato elementi comuni con gli altri delitti, questo dobbiamo dirlo, certo. E qualcuno nei 96 colpi di punteruolo, di coltello, che dir si voglia, ha voluto vedere una sorta di sadismo da parte di questo serial killer, e su questo punto si sprecano i criminologi, gli psicologi, diciamo che ci sono varie teorie, però diciamo subito che per quanto riguarda la criminologia, il serial killer sadico fa delle cose che solitamente sono molto diverse da quello che fa il mostro di Firenze, certo. Il serial killer sadico, che poi per carità uccidere così in maniera violenta e ferata è comunque sadismo, questo chiariamolo subito, no? Però in ambito criminologico per sadismo si intende un soggetto che vuole far soffrire le proprie vittime. Pertanto da vive, non da morte. Da vive. Quindi
fa altre cose. Il sadico di solito sequestra le proprie vittime, le imbavaglia, le tortura lentamente per poi uccidere. Perché? Perché il suo obiettivo è farle soffrire prima di morire. Perché ne gode della sofferenza. Ne gode della sofferenza. Nel soffrire le vittime. Certo. E il mostro di Firenze invece ha ucciso sempre molto velocemente le proprie vittime. Prima l'uomo, poi la donna, però... la dinamica omicidiaria, gli spari veri e propri durano pochissimi secondi. Certo. Molte volte si può presupporre che le vittime non abbiano neanche il tempo di non si sono rese conto, forse neanche rese conto di quello che è accaduto. E quindi abbiamo avuto un attimo di. E quindi, a mio modo di vedere, secondo molti criminologi, il mostro di Firenze non rientra in questa tipologia di killer seriale, fermo restando che poi in realtà le 96 coltellate sembrano essere una premonizione di quello che avverrà dopo. Nel 68 non aveva fatto nulla, comunque siamo al primo delitto e c'era Perché c'era il bambino, secondo me perché c'era il bambino, sicuramente rappresenta un freno inibitore e molto... poi era il primo, pertanto la paura poteva essere parecchia, ecco. In questo secondo delitto lui è come se non sapesse bene cosa fare, quindi è come se procedesse attraverso una indagine, un tentativo, un'indagine del corpo, dell'anatomia del corpo femminile, tant'è vero che le 96 coltellate sono per lo più concentrate nella zona pubblica e nella zona del seno, quindi come se lui poi avrebbe fatto le scissioni dopo avrebbe fatto le scissioni, esatto. dall'81 in poi. Per quanto riguarda il tralcio di vite, siamo a settembre, siamo vicini ad un vigneto, lui probabilmente, questa è la ricostruzione più semplice, ha preso quello che ha trovato a portata di mano, e anche qui ricordiamo non ha usato una particolare violenza a mo' di sfregio o a mo' di violenza sessuale verso la vittima femminile, ma è come se avesse voluto indagare sull'antonomia capire quello che poteva fare e non poteva fare, e si trattiene molto nel luogo del delitto, tant'è vero che questo è probabilmente il delitto dove lui si è intrattenuto di più. Negli altri si pensa che tutto quanto duri 10-15 minuti, non di più. Qui invece si è intrattenuto molto a lungo, forse anche per altri motivi che diremo durante la puntata. Comunque i colpi di pugnale sul corpo della vittima sembrano essere inferti post mortem e anche diversi minuti dopo la morte. Certo. Quindi probabilmente anche per l'episodio della borsetta, di cui parleremo, si pensa che si sia intrattenuto forse anche 25-30 minuti, che per il mostro di Firenze è molto. Però ecco, per i primi omicidi, dove non c'era ancora l'allarme, si può anche spiegare. Però per i successivi? Dire una cosa io? Era un rischio enorme. Io vorrei dire una cosa, per quanto siano tutte interessanti le teorie di Lorenzo, vorrei che parlassero un po' tutti. Sì, certo. Un po' meno tutti. Quindi Lorenzo, per favore, non è ovviamente una critica, stringi un po' e poi facciamo il microfono anche agli altri, perché sennò quell'altra volta eri solo, stasera no, ci sono altre quattro persone, va bene? Benissimo. No, giusto. Prego, vuoi finire? No, allora facciamo parlare un attimo con Luca. Dai. No, ma mia peraltro. No, tu fermami pure, che io poi se comincio non mi rendo sì, conto. Ma infatti, siccome ho capito l'andazzo, non lo allora, apposta, non... no, lo so. No, ma Lorenzo è il nostro portavoce ufficiale del gruppo. Si sente? Sì. Ronza un po', ma. Ah, sì? Un che prendo? Quello lì. Questo giallo? Sì. Olè? Secondo. Pronto? Ah. Secondo me è un problema. No, va bene, penso vada bene. No, dicevo, Lorenzo è il nostro portavoce ufficiale quando non viene sovrastato dal nostro Francesco, e quindi no, ci fa piacere, insomma. No, allora io l'unica cosa volevo dire, alcune cose che mi sembrano siano molto interessanti, riallacciarmi a quello che stava dicendo Lorenzo. Questo delitto è un delitto che insieme al 68 è probabilmente il più indicativo,
per quanto riguarda il mostro di Firenze, per tanti aspetti, purtroppo anche quello dove forse si sono commessi maggiori errori investigativi, per tante difficoltà, come ben sappiamo, non, insomma, erano altri tempi, erano altri modi di indagare, però purtroppo c'è stata questa cosa. È un delitto che dista 6 anni dal 68 e 7 anni dall'81, quindi già questo ci dice una che è un delitto interlocutorio. È un delitto in cui sì, è il primo della cosiddetta serie maniacale, perché per chi non lo sa, diciamo, i delitti del mostro di Firenze sono, diciamo, suddivisi in due parti. Tutta la serie di 8 delitti fa parte, a parte per qualcuno che non lo ritiene così, ma insomma, diciamo, grosso modo, di tutta la serie. Ma la serie maniacale, quello dove davvero si estrinseca, diciamo così, la pazzia di questo personaggio, personaggio, certo, parte dal 74, come ben ha descritto Lorenzo. Però lo stesso abbiamo delle difficoltà, perché mentre dall'81 in poi si vengono praticate delle, quelle che vengono chiamate, non mi piace chiamarlo, ma tanto le escissioni, quindi diciamo, certo, vengono prelevati delle parti della vittima femminile, nel 74 ciò non accade. Allora, è una cosa diversa, è una psicologia diversa, certo è interessante, ripeto, c'è della distanza di tempo, oltre anche a una distanza geografica. Questo, scusate, faccio una parentesi, perché Rabatta? Probabilmente io penso perché siamo distanti temporalmente dal 68, ma il mostro sceglie di colpire dalla parte opposta rispetto a dove, eventualmente, se l'ha fatta, ha colpito nel 68. Quindi lui pone distanza spaziale oltre che a distanza temporale, che già c'è. Quindi lui sceglie un posto che, per chi sostiene Pacciani, è immediato. Quindi stiamo nel Mugello, padre di Pacciani. Certo. Per altri, come diceva giustamente Francis, che loro hanno delle difficoltà col delitto del 68, chi è, diciamo, scusami? Sì, 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 FV a Borgo San Lorenzo, però insomma c'è un po' di difficoltà comunque, però va bene, questo va. Ma vorrei ritornare un secondo, non perdere troppo il filo, sul discorso psicologico. Io, tra l'altro, sono andato un po' a vedere e vi vorrei proporre molto velocemente un estratto di un po' di indagini psicologiche, perché, apro di nuovo una parentesi, noi, fra virgolette, mostrologi, non so come, appassionati, diciamo, di questa vicenda storica, che ormai è tale, facciamo un po' di tutto, ci occupiamo. Non è detto, perché se non è morto non è storia. Ah, sì, ma io preferisco considerarlo in questa maniera qui, ma diciamo che metto un po' le mani avanti, ecco, anche perché a volte si rischia di andare a toccare dei nervi ancora scoperti. Purtroppo sono passati più di 50 anni, ma diciamo 50 anni, ma il nervo scoperto su tanti aspetti ci sono, perché hanno sofferto le vittime, chiaramente, genitori, parenti, ma anche tanta gente che sappiamo che è stata implicata nella vicenda. Quindi sempre piedi di piombo, sempre molta attenzione di chi parliamo, ecco. Anche se purtroppo, comunque, visto che si parla della vicenda, è impossibile non parlarne. Certo. E allora, ecco, mi ero chiesto un po' se davvero questo tipo di attività sulla vittima femminile, chiamiamola così, era così lontana da quello che sappiamo noi, come appunto il prelevare i famosi feticci, chiamiamoli così. Allora io ve lo leggo, guardate, allora ho cercato di fare questa cosa, tra l'altro è tradotto dall'inglese per far prima e viene una cosa veramente orrenda, spero di non fare ridere, prendetela in questa maniera. Allora, l'attività... Lo sappiamo, l'inglese lo sappiamo tutti. Lo so, però non tutti, io non lo leggo in inglese, ma prima di dover tradurre al volo, ho detto aspetta. Era una battuta. Assolutamente. No, allora, questo tipo di punzecchiature che descriveva bene Lorenzo, vanno sotto il nome di picherismo. Allora, picherismo, che è una parola che significa, voi avete presente insomma anche il picador, quello che nell'arena sì, punzecchia il toro. Certo. Proprio queste punzecchiature, quindi, hanno nella psichiatria forense, hanno questo tipo di classificazione. E vi leggo un po' la definizione. Allora, attenzione, come stavo dicendo, io non sono uno psichiatra. Anzi, se c'è qualcuno che rileva che sto dicendo una fesseria, gentilmente me lo faccia notare. Vuole essere uno spunto il mio, non vuole essere una lezione, ok? Comunque io vi dico questa. Ecco, picherismo è definito, almeno fra le definizioni, come una propensione sessuale verso il taglio, l'accoltellamento, la perforazione o la lacerazione della carne umana.
E questo spesso, dice, implica una gratificazione sessuale molto intensa anche nel vedere la vittima che soccombe. Quindi questo è, diciamo, generalmente. Nel caso nostro non è così, perché Lorenzo, come ha detto giustamente, la vittima in questo modo è uccisa subito. È già morta, sì. Fra virgolette, l'arma del mostro di Firenze non è la pistola, non è la pistola, quello è un mezzo. L'arma del mostro di Firenze è il coltello, perché è con quello che lui, fra virgolette, trae soddisfazione. Esatto. Quindi quella è l'arma vera. E qui poi avrei anche da dire qualcosa sui 68, perché comunque, diciamo questo. Ecco, studiosi, psichiatri forensi hanno classificato nell'ambito del picorismo alcuni serial killer molto famosi. Andrei Cicatilo. Andrei Cicatilo è uno di quelli che è stato giudicato come affetto, fra le altre, di questa, chiamiamola parafilia, non so se è giusto chiamarla così, però insomma, per semplificare, chiamiamola in questa maniera. Un altro molto famoso è Albert Fish. Albert Fish era un serial killer che è stato definito da Mastronardi, mi sembra, come lo psicopatico che le parafilie ce l'aveva tutte, anche quelle incompatibili, tipo, perché di solito la necrofilia è incompatibile con il sadismo, perché uno agisce sul cadavere, l'altro, lui non era tipo, faceva tutto, era cannibale, masochista. Ma infatti è questo il punto, picherismo, perché lui infilava aghi nelle vittime, ma se ne infilava per conto suo. Oh, mamma. Lui aveva 29 aghi in corpo, tant'è che pensava anche la sedia elettrica sarebbe andata in cortocircuito quando l'avessero giustiziato. Non so se è vero, nel senso, era, poi c'è questo discorso che dice, ma forse nel caso se la fiammata nel fargli i raggi X dice, ci salta tutto il carcere. Ma porca miseria. Nel fargli i raggi X gli trovano 29 aghi infilati nella zona pubblica. Ah, addirittura. Sì, sì. E guardate, attenzione, che un altro che è stato giudicato affetto in parte da questa parafilia è Jack lo Squartatore. Ah. Se voi pensate, chi non lo sa, se lo vada a vedere, se vuol magari domattina, perché se vuol dormire tranquillo stanotte, vada a vedere cosa ha fatto Jack lo Squartatore a Mary Jane Kelly, che è l'ultima vittima, cioè è un macello. Io ho visto la simil foto. È mostruoso. La cosa l'ha squartata tutta. Quindi c'è questo legame fra il taglio e le punzecchiature. Scusami Luca, certo. L'ha sbudellata proprio. Cioè, sì, sì. Gli ha appoggiato le budella nel comodino accanto. Esatto. Sì. Esatto. No, io non volevo far dormire la gente. Tirava fuori quindi, sì, tutto. Quindi non è più così peregrina l'ipotesi che questo nostro assassino avesse, diciamo, questo tipo di parafilia. Una cosa strana è questa, mi chiedo. Queste sono parafilie, queste sono malattie. Ah, ecco, finisco di leggere e poi andiamo avanti. Sì. Allora, sintomi, dice, una persona affetta da picherismo passa una vita all'apparenza normale. Questo per rispondere a tanti e dire, ma com'è che non se ne sono accorti che questo ce l'aveva? Ma possibile, è un parente? Passa una vita all'apparenza normale. È difficile identificare i sintomi fino a quando non si esamina il paziente, chiamiamolo paziente. Sono comuni i seguenti sintomi. Nessuno interesse per la penetrazione naturale. Ah. Nessun interesse, però naturale, attenzione. Uh-huh. Il desiderio di usare oggetti taglienti durante il rapporto sessuale. Naturale inteso come nel farla o riceverla? No, non è una battuta. Ma no, io credo in tutti i casi, cioè canonica, sì, esatto. Quella classica. Quando l'FBI lo definisce malato, fra virgolette, molti lo confondono con, in realtà De Fazio dice è proprio impotente. Ma l'FBI non dice che è impotente, dice che lui ha una malattia, un tipo di, ora non mi viene il termine, sessuale. Diciamo. Ma fra queste, se andate a vedere nei dizionari, ce n'è tante. Non c'è solo l'impotenza, siamo certo. Noi maschi probabilmente ci siamo terrorizzati da questo aspetto, ma diciamo che l'eiaculazione precoce è un altro di questi aspetti, oppure la mancanza di o il priapismo, o il priapismo, tu c'hai l'erezione e non ti finisce più. Anche questo è un tipo di cosa, no? C'è chi soffre di questo problema. Ragazzi, ora non mi faccio delle facce. Ma dai. Quindi quello che volevo dire è che però il picherismo, come è definito, è una deriva dalla psiche, non certo, ha delle cose. E anzi, quindi dite, le cause primarie... Non è un dice, problema fisico, è un esatto, problema psichico. È un problema psico. Tant'è che dice, sfortunatamente è un disturbo occulto che appare solo quando una persona viene colta in attività normali e secondo studi condotti da scienziati forensi ed esperti di scienza clinica, questo disturbo si può sviluppare a causa di abusi sessuali nell'infanzia. Oh. Allora, attenzione, questo non significa che è l'unica causa, che questo mostro è affetto solo da questo, però c'è un aspetto che per me è interessante. Perché Signa lui non fa niente? Domanda, perché ancora
ma lui ce lo probabilmente si può anche pensare, attenzione, si può anche pensare che lui, se da piccino si porta dietro queste fantasie, forse anche a Signa ce l'aveva. Io ti devo fare una domanda, però. Certo. Stai parlando di abusi sessuali in infanzia. Sì. Siccome la persona. No, io, No. Non, siccome la persona a cui io penso sempre ha avuto la violenza sessuale, ma non da piccolo, quando era al militare. Anche da piccolo, dice. Anche da piccolo? Sì, il padre. Se mi ricordo bene, sì. Pare anche. Ah, io. Sì, esatto. Diciamo. Botte, sì, però non sapevo violenza sessuale. Però sapevo violenza sessuale al militare. Abbiamo sempre 18 anni, no? Quando siamo potrebbe anche ipotizzare una cosa del genere, perché lì è quasi certo che lui abbia chiesto un permesso e gli hanno detto il permesso te lo diamo, però siamo capiti, no? Sì, è quello. Ma allora diciamo una cosa: la parafilia, per come è, ripeto, non sono uno psichiatra, non sono uno psicologo, vi do solo una suggestione, però io un qualche cosa l'ho letto. La parafilia, almeno Freud mi sembra, la definisce come una mancato uno sviluppo terminato a metà della parabola che sessuale. Il bambino, certo. Perché tutti siamo stati anche un po' sadici, se ci pensate bene, no? Però piano piano tutti passiamo un feticismo del seno della madre, però poi lo superiamo. Ecco, la parafilia è quando non esiste più questo superamento, quindi si tratta di un qualche cosa vissuto in età preadolescenziale o adolescenziale che non ha avuto il suo naturale sfogo, percorso. Si è fermata. Quindi ecco, quello che voglio dire è che chi è affetto da un certo tipo di cose difficilmente le acquisisce in età adulta. Per questo dico, come mai si è fermato a Signa? Non voglio dare una risposta, non voglio dire nulla, ma credo sia una domanda lecita e credo sia interessante. Certo. Perché forse, perché non ha, in altre occasioni lui non fa nulla, è a Baccaiano. Baccaiano non lo fa, ma ci sono delle contingenze. A Giogoli non lo fa, ma ci sono delle contingenze. Domanda, c'erano delle contingenze anche a Signa? Bene, la domanda che risponderà Trinipet. No, se fa, no, vai avanti. No, fine. Certo, sì, ma certo, sì, non. Giuseppe purtroppo è il padrone di casa, fa un po' come gli pare. Prendi il radio. Come dire, però okay. Parla te, dai. Allora, parla usiamo te. Vai. Dico no, che la presenza di Giuseppe mi fa molto piacere, io sarebbe la seconda volta che parla, quindi avrei piacere di coinvolgerlo, credo di sapere proprio meno come la pensa e mi interessa proprio il contesto di Rabatta nella sua visione. Da parte mia, se mi è permesso, vorrei fare una considerazione su Rabatta, con cui ho già parlato con Lorenzo e Luca, che ne parlavamo, che è un terreno comune di discussione, il fatto di come Rabatta risulti il delitto del mostro di Firenze è, in un certo senso, come il 68, scollegato dall'intenzione seriale, sistematica e annuale che mirata alle scissioni quando possibile. Vediamo che c'è un piano diverso, il mostro di Firenze ha il suo piano definitivo dall'81 e diventa il mostro di Firenze. L'interessante di questi due delitti è che sono delitti del mostro di Firenze che non vengono attribuiti al mostro di Firenze fino a molti anni dopo, 7 anni dopo Rabatta e addirittura 14 anni dopo Signa viene attribuito al mostro di Firenze. Quindi Rabatta è interessantissimo perché rappresenta l'archetipo omicidiario del mostro di Firenze, ma allo stesso tempo è il momento in cui qualcuno uccide riproponendo consapevolmente l'archetipo di Signa. Io uccido una coppia con una pistola che ci ha ucciso una coppia, e questo lo sa solo l'assassino per 10 anni, perché anche quando Rabatta viene collegata al mostro nell'81, nessuno sa del 68, quindi il valore di Rabatta noi forse non l'abbiamo ancora colto. Come diceva lui, succede all'indomani della condanna di Stefano Meli nel 74, un altro elemento che fa pensare, che spinge a cercare verso i sardi, se non il mostro, l'origine del mostro, o la pistola o cose così. Quindi Rabatta, vorrei insistere sull'importanza di Rabatta come prima replicazione del modello vittimologico del 68, cioè io secco una coppia appartata in macchina. L'hai fatto nel 68 e noi pensavamo fosse un discorso passionale relato alla competizione per Barbara, eccetera. Il 74 non lo puoi spiegare così, non trovi un contesto come i sardi, è un omicidio gratuito, bestiale, a danno di due diciottenni, una diciottenne e una diciannovenne, e chi uccide però non escinde, ma sa già che sta serializzando, perché già il 74 è una copia del 68 solo nella vittimologia.
nel modello leggo due righe che ho scritto. Nel 74 che uccide Stefania e Pasquale ripropone il modello omicidiario e vittimologico di Signa 68, ma nessuno lo capisce. C'è già una serialità o intesa? Siccome io e alcuni altri pensano che l'assassino del 74 non sia lo stesso del 68, diversamente da come pensate voi, c'è anche un meccanismo psicologico più complesso, dice, perché sarebbe un copycat, sarebbe uno che si mette in testa di dire: cazzo, che c'ho la pistola che ammazzò nel 68, adesso visto che hanno condannato me, mi metto a ammazzare in serie coppiette come aveva fatto quella pistola, ma che magari il 68 sia un input esterno. Questa è la mia congettura. Come sappiamo, si può teorizzare l'assassino del 68. Francis, visto che io ti conosco stasera, peccato perché tu pensi che quello del 68 e quello del 74 siano due persone differenti? Aspetta, posso fare una sottodomanda? Allora, siccome io anch'io voglio, sono curioso di sapere perché può essere una persona e poi un'altra, io voglio sapere, almeno per quanto riguarda la vostra tesi, come quella pistola sia andata a finire nelle mani di uno e poi di un altro. E ovviamente è pura congettura, io non posso, certo, non posso, certo, postulare, no, certo, che l'esecutore del delitto del 74, anche perché nessuno sa la, esatto, come andava, esatto, non abbiamo, te lo dico io che mi ci vorrebbe zero a schiaffarvi in faccia le sentenze, ma sappiamo, lo storico oggi prende coscienza che neanche le sentenze hanno chiuso la questione, le indagini sono aperte, il caso è aperto, quindi è pienamente legittimo anche per un paccianista discutere del mostro di Firenze, no, che anche se Pacciani è colpevole, i tre casi sono senza colpevole, il 68 non torna per i paccianisti. Anche se Pacciani era lì per la Puglia e uccide, non torna, non è una spiegazione, perché ci sono dentro i sardi. E che ci faceva nel 68 Puglia? È veramente complesso. Infatti, la teoria paccianista trova miglior argomentazione e spiegazione nel contesto dei delitti seriali degli anni 80. Però il 74 è comunque a 2 chilometri da dove è nato Pacciani, e un altro personaggio veramente interessante. Comunque, ecco, e quindi secondo me dovremmo ragionare proprio sul passaggio, perché i due lunghi periodi fra 68 e 74 e fra 74 e 81 devono essere spiegati. Penso che sia l'interrogativo più interessante della comprensione del mostro di Firenze. Cose che hanno già detto sommariamente, ma giusto per esprimere un altro punto, ma penso che siano d'accordo. Poi non lo so, il mostro di Firenze come serial killer, se era un serial killer, è veramente atipico. Non ha un movente sessuale, perché non uccidi una volta l'anno con un movente compulsivo sessuale. Il movente esoterico secondo me è solo simulato, perché se devi fare un sacrificio umano e ammazzare qualcuno strategicamente, li pigli e li vai a spolpare a casa, non è che lasci lì, tagli. Quindi l'escissione in sé è talmente asettica, paramilitare, che secondo me ha un fine, ora non voglio fraintendere Luca, quasi, non dico terroristico nel senso politico, però quasi terroristico, col fine di terrorizzare la comunità, come del resto fece il mostro, e tutti ve lo ricordate, perché ne stiamo a parlare proprio perché così. E sì, poi, però era una comunità limitata, perché era quella fiorentina, non era a livello, cioè non si può dire c'era un progetto fra virgolette nazionale, come potevano essere le Brigate Rosse, perché no, assolutamente è una cosa limitata al contado fiorentino, esatto. Neanche, non tocca neanche la città, perciò non credo nemmeno tocca il contado Mugello e Val di Pesa, con non si può collegare a come leggo tante teorie complottiste, no, che fosse un qualcosa per creare terrore. No, il terrore lo creavano le BR, no, assolutamente, le NAR. Perché sappiamo che quegli anni erano piagati dal terrorismo vero. Infatti il termine terrorismo non lo voglio assolutamente applicare al mostro di Firenze, però io lo conobbi Luca perché lui fece una domanda a Pastignano, andavamo a vedere Cochi, ora non ci andiamo più, ma quando ci andammo a vederlo, io rimasi colpito con lui, avevamo litigato, lui mi aveva cancellato, e però disse: secondo me il mostro che dà un appuntamento annuale, che diventa l'incubo come il Minotauro, che chiede un sacrificio umano ogni anno, ogni estate, di una coppia, e che ha psicotizzato tutta Firenze, e ve lo ricordate, lui disse: mi sembra un killer mediatico. Infatti l'esigenza di fare un delitto l'anno o è rituale sacrificale il mostro di Firenze ha consapevolmente costruito il suo stesso mito. Il mito del serial killer che manda il lembo, l'ha creato proprio bene secondo i dettami del classico caso del serial killer. Ora no, non vado avanti perché finirei. Francis, ti fermo un attimo perché si va in pubblicità. C'è la pubblicità, complimenti. Ma che rabbia, allora. Guarda, andare in pubblicità. Te non ti immagini, guarda, perché ero bello fervido, preso. Si va in fascia, Bene, finita la pubblicità, si rientra. Chi stava parlando? Stava parlando Francis, che darà la parola
a Giuseppe Di Bernardo. Esatto. Ospite gradito e inatteso. Stasera è venuto. Questo mi sa che a forza di mandarmi cuoricini la gente pensa un po' male. No, no, lascia perdere. Anche ti voglio bene, ma rimaniamo. Mi devi guardare sempre nell'occhio a me. Date il microfono a Giuseppe. Se non devi finire te. Allora, grazie, io ero veramente venuto soltanto per ascoltarvi, sì. E non volevo intervenire, però innanzitutto approfitto perché ho visto il documentario di Francis e dei ragazzi qua e io devo dire, insomma, mi è piaciuto moltissimo, non mi ha staccato ancora l'assegno, però spero che me lo staccherà a breve, no, però devo dire, sentito di cuore, per cui chi non l'avesse ancora visto, anzi, vuoi ricordare il titolo che io a memoria... Si intitola Mostro di Firenze 50, Sopralluoghi 2018 e voglio rubo la parola a Giuseppe perché è un onore esserci in trasmissione insieme, sentirgli fare un complimento, voi lo sapete, lui non vuole che si dica, ma lui è un grande maestro, noi siamo felicissimi, sono fuori di testa di essere qui accanto per caso con Giuseppe Di Bernardo, scusa. No, vorrei abbiamo fare la battuta con che i bidet fece... abbiamo finito, sono contenuto, grazie. Non ho detto quello che imbarazzo. Dicevi qualcosa? No, volevo fare la battuta, se continuavate a farvi complimenti, facevo la battuta che fa in Pulp Fiction a Roy Kate, e ora è l'ora di finire di fare tata, cominciamo a lavorare. Vai, ecco. Per cui no, io volevo ricollegarmi al discorso che faceva Luca a proposito del picherismo, però se è una parafilia, cioè è ok che potrebbe essere un'introduzione a quello che succederà dopo, ma improvvisamente questa parafilia, che evidentemente gli doveva piacere in qualche maniera, termina, è vero che ci sono dei piccoli colpi, ma come dire, sublima quell'atto lì con un'escissione che sembra quasi meccanica. Questo mi lascia un po' perplesso, perché cioè è come se si perdesse una parte del divertimento, ora se mi permettete l'immagine un po' brutta, no? Però, per cui, come la vedi tu da questo punto di vista? In realtà, ci sono? No, non ti sento. Pronto? Eccolo. No, allora, sicuramente c'è da tener conto del fatto che passano 7 anni nell'81, fino all'81. Ma che questa cosa sia sotterranea, intanto quello che volevo dire è che questo tipo di parafilia che si estrinseca, diciamo, nel 74 con le punzecchiature è psichiatricamente legata anche ai tagli. Quindi comunque c'è, probabilmente c'è un'evoluzione. Però quello che volevo dire, per esempio, se andiamo nell'84, nel momento in cui per la prima volta questo signore effettua l'asportazione del seno alla povera Pia, lo fa dopo averle fatto 7 punture, affonda il coltello 7 volte intorno al seno, che poi taglierà. Quindi di fatto un po' ritorna. Quindi è come se sotterranea ci fosse sempre quella volontà, ma probabilmente lui trova maggior soddisfazione forse nel taglio, ma comunque, infatti qualcuno ha detto, sembra quasi che lui in quell'occasione sia indeciso, qualcuno l'ha detto, no? Come con una specie di indecisione, poi alla fine si decide e taglia. Però in realtà queste punture assomigliano tantissimo alle altre 90 che ha praticato sulla ragazza, quindi... Io una certa continuità ce la vedo, ma ci vedo anche una certa evoluzione. E ecco, tutto qui. Diciamo che magari se nel 74 aveva quell'aspetto della libertà temporale, no? Perché nessuno lo cercava, per cui probabilmente nell'84 aveva anche meno tempo, quindi può darsi che si sia limitato. Io però non posso fare a meno di osservare una cosa, che 74 e 84 sono nella stessa zona. Allora non vorrei che questo... chiamiamolo overkilling, se mi permettete, non fosse anche dovuto a una conoscenza proprio di queste due ragazze che erano di quella zona lì. E lì mi fermo, cioè nel senso... No, allora, senza fermarsi, oggettivamente questo delitto è interessante proprio perché ci sono delle teorie che fanno pensare che lui conoscesse quantomeno la Stefania Pettini, per esempio... Mi pare, spero di non citare a sproposito, di questo avviso sono Valerio Scrivo nel suo libro, molto interessante peraltro perché affronta delle tematiche che normalmente non vengono affrontate, cioè l'analisi scientifica dei delitti seriali e anche mi sembra Antonio Segnini propende per una conoscenza
con le vittime, e quindi ci fa puntare un po' i riflettori sul Mugello anche come sede, diciamo, dell'assassino. Quindi queste sono delle teorie che, insomma, molto sostenute, con degli argomenti, come giustamente faceva notare anche Giuseppe, sono teorie sulle quali si può essere più o meno d'accordo, però effettivamente alcuni aspetti di questo omicidio, la particolare ferocia, ecco un'altra cosa, però la ferocia, ecco, poi termino, scusate, perché sennò frego sempre il posto a tutti. Questa ferocia qui, che si estrinseca in due delitti, in entrambi i delitti sembra ci sia una motivazione. Cioè, l'altro delitto in cui lui parte, perde la sua freddezza esecutiva, proprio freddo non è, e quell'altro è il delitto di Scopeti nell'85, e succede la stessa cosa, perché mentre Stefania, ferita, cerca di difendersi, ha delle ferite da difesa sul braccio destro e quindi cerca di, in qualche maniera, probabilmente morde anche l'assassino, sicuramente l'assassino perde la calma, va in furia. Cioè, normalmente noi lo vediamo agire in maniera fredda, arriva, spara, uccide, sposta il cadavere, taglia e va. Questo è quello che fa normalmente, ma in quella situazione lui perde la tramontana, e la tramontana la perde con Jean-Michel Krivashvili, che canta anche. E la canta al figlio, esatto, scusa, queste reminiscenze sardiste. Quindi anche in quel delitto lui perde la tramontana. Anche questo, secondo me, ora al di là di quello che sa, è una nota psicologica importante. Cioè, lui non tollera di perdere il controllo. Cioè, quando viene contrattaccato in qualche modo, si incazza, svalvola, sì, esatto. Cioè parte. Però questa è un'idea mia, cioè, però... No, ma ci sta dentro, certo. Teniamo conto che comunque gli Scopeti è totalmente anomalo. Ma perché? Perché c'era un'alta sorveglianza, macchine con coppiette poche, se non punte, e perciò lì ha dovuto agire di conseguenza con l'unica coppietta che ha trovato in quel momento lì, Attenzione, è una cosa totalmente anomala quella lì, capito? Poi il resto sì, però ecco, ma voglio dire, fino almeno all'81, fino all'81 c'era una miriade di guardoni, di cui uno nel 74 andava a finire in galera perché la moglie raccontò, 81, che la moglie raccontò ai carabinieri che il marito le aveva raccontato per filo e per segno che aveva, insomma, trovato questa coppia uccisa, eccetera, quando ancora non lo sapeva nessuno. Ora, voglio dire, questo non mi ricordo il cognome, l'ho letto ieri, pensa te, del Spalletti, giusto? Cioè, voglio dire, te hai visto, perché non sono riusciti a farlo parlare. Posso dire io devo dire una cosa, io sono stato di notte in quel posto, sì, e sono stato, credo, nel punto esatto dove hai fatto il filmato te. Ho fatto il filmato, me lo ricordo, sono stato insieme al fotografo, avevo paura. Ragazzi, da dove era Spalletti, se Spalletti era realmente lì, non si vedeva niente. Ma raccontava c'era i morti, si vede, secondo me si è avvicinato dopo, per me. Però lì poteva aver sentito gli spari, poteva aver visto una sagoma, ma qualcuno in faccia assolutamente no. Tra l'altro, ora, se non sbaglio, c'è anche un piccolo lampione e non si vede lo stesso. Quindi, okay. Per cui prima il lampione non c'era, quindi figurati che si poteva vedere. Secondo me non ha detto niente, perché lui non ha visto niente. Cos'è? Chi è che ha il cellulare? C'è un cellulare che parte per la tangente. Vabbè. Comunque questo è quello che sapevo io. Se c'è altre notizie, me lo dite, per favore. Scusate, dico l'impressione, a Mosciano anche noi siamo andati di notte, c'era una specie di osservatorio naturale, ovviamente di notte non vedi nulla, esatto. però se uno spara, se ti stai spiando la coppietta e arriva uno che le ammazza, comunque realizzi, e comunque sono d'accordo che Spalletti possa averli visti subito dopo, anche se dico ne potremmo parlare la prossima puntata di Spalletti. Certo, no, certo. Potrebbe no, l'avevo buttata lì perché no, ma in faccia. Secondo sì, me è impossibile rimanere su un solo delitto, appunto, vero? Non si riesce a vedere una persona in faccia lì, ecco. Anche io devo dire che dopo diciamo il delitto dell'81, secondo me Valerio è una delle poche cose, secondo me, di cui Valerio dice giusto, il mostro lì ha, come dire, si è messo una sorta di cappuccio per non farsi vedere, sì, anche perché se te vai per uccidere una persona, due persone, sei sicuro che va a finire bene? No.
Assolutamente no. Ecco, quindi per cui ti dovresti anche un po', come dire, poi lì era tutta, tutti i luoghi dove andavano i guardoni, per cui uno può essere anche quindi intercettato da qualcuno. Ma c'era le famose zone calde, appunto. Sì, esatto, 74-81. Cioè, no, sembrava, ma ci fosse un traffico e nemmeno una autostrada. Io voglio bene a Valerio, lo dico, nel senso, non, però secondo io lo sa bene che la sua teoria va contro la mia, per cui io c'erano le poche cose giuste secondo me, poi magari c'ha ragione lui, come può avere ragione Francis, come può avere ragione Giuseppe, quindi io a Valerio gli voglio bene, quindi non era mia intenzione declinare il suo lavoro, perché è lungi da me, ma poi io non sarei nemmeno in grado di fare quello che ha fatto lui. Secondo me le cose che ha detto ce ne sono poche corrette, per me Francis, che posso intervenire solo perché, certo, butti in laccio una cosa che assolutamente volevo approfittare della vostra gentilissima ospitalità, che ci date la possibilità di parlare alla radio, visto che chiamate in ballo un mostrologo di nome e di fama come Valerio Scrivo, che comunque il suo libro lo dobbiamo aver letto tutti se vogliamo occuparci di mostrologia, ne approfitterei, scusate se mi faccio pubblicità, il gentilissimo Giuseppe ha menzionato il nostro documentario fatto in casa. Noi adesso stiamo preparando delle monografie su ciascun delitto e quindi adesso stiamo lavorando per pubblicare una cosa per il 45esimo anniversario del delitto di Rabatta, di cui parliamo oggi, cioè questo settembre, e usciremo con un altro documentario autoprodotto su YouTube che interroga un più ampio spettro di interpretazioni mostrologiche. Abbiamo contattato tutta gente che conosciamo fra di noi, anzi spero di accludere qualcosa insieme ad Angelo. E volevo segnalarvi che noi domenica 8 giugno andiamo sul luogo del delitto di Rabatta della Boschetta, noi del documentario, con Valerio Scrivo, che gentilmente ci ha contattati. E noi, io sono caduto dalla sedia, mi ha scritto: ciao, volevo farti i complimenti delle cose. Ho detto: il mondo è alla rovescia, perché poi Valerio sa bene che siamo di opposta interpretazione, ma io non potrò mai fare a meno, come con Flans, riconoscere quanto gli dobbiamo. Noi ogni giorno viviamo degli archivi e delle contribuzioni di questi mostrologi. È un mostro davvero, è il padre di tutta la mostrologia. Quindi Valerio, che chiamerei il padre del serial killer unico, perché il mostro di Firenze esiste ancora, gentilmente ci ha dato appuntamento, quindi lo volevo salutare e gli dico: Valerio, se sei in ascolto, non vediamo l'ora di incontrarti domenica 8 giugno, perché il nostro documentario su Rabatta sarà impreziosito da un'intervista a Valerio Scrivo. Ora facciamo come Caramba e sorpresa: Valerio Scrivo è qua. No, io no, non volevo declinare il suo lavoro. Se ci ascolta ci può chiamare allo 055 24 77 985, perché così interviene anche lui. Certo, mi può infamare se vuole. No, ma dai. Povero Valerio. Prego Lorenzo, so che hai voglia di parlare. Sì, diciamo che Luca e Francis hanno parlato di temi importanti, no? Di cui si discute praticamente da sempre, e soprattutto le sentenze, no? Quindi a un certo punto dobbiamo anche fare i conti con le sentenze. Però attenzione, le sentenze non ci dicono che la pistola passa di mano dal 68 al 74, le sentenze ci dicono una cosa diversa, che la pistola è la stessa, perché comunque abbiamo tre perizie che lo dicono e lo ribadiscono, e quindi sono quello è certificato, la pistola è quella e sono sufficienti, non c'è dubbio. Però le sentenze in realtà ci dicono che la pistola passa di mano dal 68 all'81 all'82, scusate, perché in mezzo ci sono tre delitti per cui i compagni di merenda non sono stati condannati, per cui che la pistola può essere passata di mano dal 68 al 74 lo diciamo noi, lo dicono gli assertori del Marotta, non lo dice, qualcuno lo dice. Però mettete cose in bocca, non dico, ma detto passare però, mano. Per me non è mai passato. Io sono uno di quelli che teorizza che la pistola non è mai passata di mano. Però cioè, come fai a passare di mano una pistola? Però, e tutti i proiettili? Al di là di questo, che già il passaggio di mano è una contraddizione, certo, per tutti i motivi che abbiamo spiegato nella precedente puntata, nelle sentenze c'è una contraddizione ancora più grande, che il passaggio di mano in realtà viene da Signa, 68, a Baccagliano dell'82, quando la ritroviamo nelle mani di Pacciani, Lotti e Vanni, che in mezzo alla provinciale di Baccagliano fanno tutto quel... C'è un problema, nelle mani non è mai stata trovata, cioè, sì, questo teoricamente sì, questo è un dato assodato, perché... No, è stata ritrovata, l'hanno trovata nel 2013. Come? È quella? Gli dai...
No, ufficialmente la pistola non è mai stata ritrovata, però le sentenze ci dicono che a un certo punto a Baccaiano vanno Lotti e Pacciani, vanno a fare il delitto, uccidono Mainardi e Migliorini, e quindi dobbiamo per forza dire che secondo quello che leggiamo, quello che c'è scritto nelle sentenze, questa pistola fa un volo spazio-temporale da Signa a Baccaiano 82, quindi ci sono 13 anni in mezzo, tre delitti che non, di cui non si sa nulla e di cui ancora oggi non conosciamo il colpevole. Poi sul delitto di Rabatto, una cosa importante, no? Quando Francis ha detto ma io penso, ritengo che il mostro avesse, avesse anche in mente la volontà, inconscia o meno, questo non lo sappiamo, di sconvolgere la comunità, di gettare la comunità nel panico, quindi un profilo terroristico, parzialmente terroristico, non saprei come definirlo. Però attenzione, il delitto di Rabatta finisce e muore lì, perché non ha all'epoca una risonanza mediatica tale per cui diventa un fatto clamoroso a livello nazionale. Tanto è vero che le indagini sul delitto di Rabatta durano 20 giorni. Durano 20 giorni perché si indaga sostanzialmente sui conoscenti, sugli amici, sugli ex fidanzati, poi non si trova nulla. Il classico, prima pagina, seconda pagina, terza pagina, puff. E poi finisce lì. Ma già il delitto del delitto di Signa se n'era parlato molto di più, perché era finito sul Corriere della Sera, le prime pagine se le ricordiamo tutti, Coppia uccisa, Signa con 6 rivoltellate che poi erano 8. Il delitto di Rabatta dura poco e ha pochissima risonanza mediatica, perché innanzitutto non viene fatto nessun collegamento col 68. Eh no. Perché quello è un delitto concluso, un delitto finito, un delitto... C'è stato un condannato. C'è stato un condannato, certo. Un delitto passionale. Poi c'è anche una distanza tra Signa e Borgo San Lorenzo. Cioè Signa e poi sono 7 anni. Poi sono 6 anni. 6 anni. 6 anni. Sì. E Signa è Signa, e Borgo San Lorenzo è il Mugello, per chi non è di Firenze, parte opposta. È praticamente dalla parte opposta, quindi finisce e muore lì praticamente in 20 giorni, poi fino all'81 non ne sappiamo più niente, quindi alla fine sì, un atto volto a sconvolgere la comunità, però non se ne è accorto praticamente... Esatto, se parliamo invece di un serial killer che ha questo intento, però dall'82 in poi, perché lì veramente diventa il mostro, chiaro, serial killer più famoso d'Italia, forse anche nel mondo. Aumenta il ritmo del mostro di Firenze, degli omicidi. Dopo l'82 ne parlano tutti in tutto il mondo diciamo. Sì, il più famoso secondo me non è lui, però, per me Cicatilo. Il mostro di Rostov. Cica chi? Che? Che roba è? Lo va a mangiare? Ma che lo sapete, sì. Ma non lo sai davvero? Lo so. Ah, ecco, no. Vabbè, sì, dai. Però capisci? Vabbè, allora... la distanza del paese. Per l'opinione pubblica siamo anche d'accordo, ma come dire, tra gli addetti ai lavori, secondo me è famoso quanto il mostro. Comunque è famoso per via di Firenze, soprattutto. No? Credo. Comunque il mostro. Prendi l'altro radio, Francis. Prendi l'altro radio. Il mostro di Firenze ha una bibliografia sicuramente superiore. Nella tecnologia è un caso importante. Spengimi il microfono. Perché? No, invece Angelo era molto interessante, dico, anche Zodiac e Ted Bundy non sono meno carismatici di Cicatilo, a mio parere. Sono figure. Cicatilo uccide molte più persone. Sì, è vero, il numero di vittime anche. Sì, tra l'altro se le mangia anche. Non si riesce neanche a fare le servizi. No, vabbè, però ha detto così se no, la mangia anche. No, vabbè, certo. No, che faceva il BBQ, il BBQ, è detto così. A livello di ferocia era... Certo, era molto, molto più feroce. Certo. E l'unico problema è che, allora, oggi c'è internet che collega tutto, conosce tutto, in tempo quasi reale. All'epoca, chi erano questi qua? Cioè, chi li avevamo sentiti? Forse c'era un trafiletto sulla Nazione, perché l'informazione era quella. Certo, viceversa, il mostro di Firenze era il mostro di Firenze, cioè quando venivo fuori dall'81 in poi tutti ne parlavano, giornali, perché ancora internet non si sapeva manco dov'era. Perciò bisogna posizionare anche quando si ragiona delle varie serie l'opinione pubblica, certo, è molto più famoso. Bisogna posizionarli a livello temporale, cioè oggi sappiamo tutto di tutti, chi si interessa fra virgolette di serial killer eccetera
sa chi sono questi personaggi, ma all'epoca no. No, perché all'epoca sul giornale il mostro Roscov andava su un tafilettino in un angolino dell'azione e questo si mangiava tizio. Vabbè, ok. Parliamo anche di della ex Unione Sovietica, no? E diciamo, e da lì non usciva nulla, molti anni le autorità si sono rifiutate di parlare di questa cosa. Non ne parlavano. Come tutto. Cioè laggiù di niente si parlava, cioè lì guai a parlare. Perché comunque era una macchia. Era un paradiso. Sì, l'URSS era perfetto. Paradiso del socialismo reale. Esatto. Quindi i serial killer erano roba degli banditi, questi sparivano subito, andavano in galera, ciao. Erano dei difetti, delle storpiature del sistema capitalista. Assolutamente, esatto. Questo gli ha permesso anche di andare avanti per molti, molti anni e di uccidere un numero di vittime che... E qua non si sapeva. Quante ne abbia uccise. E qua non si sapeva, ovviamente. No, o perlomeno si sapeva in maniera molto limitata. Infatti è stato catturato, mi sembra, nel 91. E ne aveva già fatte di cose. Guarda caso siamo alla fine. Alla caduta del comunismo. Assolutamente. No, incredibile, è proprio vero. È arrivato un messaggio. Non volevo dire nulla. È arrivato un messaggio da Lisa, saluta Scuffio e Francis. Ciao, anche Lorenzo. Grazie, no, Lorenzo non lo salutare, Lisa. Ciao Elisa, ciao. Non me l'ha scritto. Una curiosità, veloce, una curiosità. Allora, al netto di quello che dice giustamente sul fatto che sappiamo poco di serial killer cinesi o russi o comunque lì dove esiste una sorta di controllo dell'informazione. Assoluto. Devo dire, allora, se io lessi tempo fa il libro di Mastronardi e De Luca sui serial killer. E chiaramente da padrone la fa gli Stati Uniti come numero di serial killer, diciamo, classificati. Tra l'altro il nome serial killer è Napoli. Sì, cioè, esatto. Ma loro hanno sempre affrontato in maniera analitica questa cosa, quindi hanno una... Ma il secondo paese è l'Italia. Per numero di serial killer, il secondo paese nella lista del libro, se andate a vedere tempo fa, il secondo paese è davanti alla Germania, davanti alla Francia, davanti a tutti. Anche l'Inghilterra. Subito dopo gli Stati Uniti c'è l'Italia. Tu dici... Nella lista di Mastronardi e De Luca. Numero o come numero? In proporzione agli abitanti. Come numero, non mi ricordo se anche in proporzione agli abitanti. Beh, se, certo, come numero, se pensi, insomma, non è male. Anche perché siamo comparabili. La Germania quante? Forse il doppio. Milioni. Vabbè, un po' di più, ma insomma, ma noi siamo abbastanza sopra. Comunque l'Italia è uno dei paesi popolati, sì. No? Era una curiosità, tanto per dire, ma l'Italia noi non... Il fatto, sai, pare anche che spesso queste storie di serial killer non catturano l'attenzione, perché 90 su 100, spesso le vittime sono prostitute o persone ai margini, perché non fanno notizia, perché per cui abbiamo che non risalta sulla stampa. Certo, quando uccide delle giovani coppie appartate, diciottenni, e lì fa notizia. Il mostro di Firenze fa notizia perché è Firenze principalmente il protagonista di questa cosa, no? Però ecco, tante volte succedono delle storie per cui le prostitute, chi era? Che mi sembra anche, alla fine anche Donato Bilancia uccideva prostitute. Però lui già era diventato, insomma, agli onori della cronaca. Però ecco, tante volte è la vittimologia che fa sì di mettere in risalto l'azione di un serial killer. Scusate, parlate. No, vabbè, qui no, c'è Francis stasera, sta gestendo, fai parlare a quello, fai parlare a quell'altro. Scusa, non mi permette, che sono molto emozionato e felice. È un momento sogno. Dovrebbe essere lui a dirlo, però vabbè, no, va benissimo, nel senso, ma ovviamente non volevo certo, come dire, ma Giuseppe può parlare quando vuole, se ha detto qualcosa, perché lui ha detto che sono venuto solo a ascoltare, per quello non gli ho mai dato. Io siete so com'è, molto carini, non vuole, ringrazio, non vuole. Ma io vi ascolto davvero con gli occhini, con gli occhini a cuore, tanto che... no, mi interessava... poi dopo me la spieghi questa, perché... No, perché... è una cosa, no, però, no, certo, ti spiego io, siccome io e Francis, ma non solo a me, lui, cioè, noi siamo vicini a tutto andare, uno mi ha detto, ma non è che te e Francis siete un po' latenti? Ma torniamo a Rabatta, gli ho dato io, torniamo a Rabatta, ecco. Ora non posso dire che gli ho risposto, non so, gli ho dato una risposta delle mie, non mi ha più scritto, evidentemente, ecco. L'ha accettato. Allora io avrei da farvi una domanda che poi... Hai 3 minuti, ho 3 minuti, sì, poi ma ci metto tanto, in realtà è una domanda che faccio a loro, perché una cosa che mi ha sempre lasciato così stranito di quel delitto è la questione dei vestiti. Non so se ne avete per caso già parlato prima che io arrivassi. No, ancora no.
E addirittura i vestiti per me sono ancora più strani della, della questione della borsetta, perché si sarebbero trovati fuori dalla macchina i vestiti non macchiati di sangue, parrebbe addirittura piegati, poi c'è da vedere, ecco. Quindi che dinamica c'è stata? Qualcuno ha pensato che i ragazzi avessero iniziato, diciamo, magari visto che erano lì già da abbastanza tempo, magari col plaid sotto, no, a parlare sotto le stelle, qualcosa del genere, che avessero per qualche motivo loro tirati fuori i vestiti e messi? Io ho immaginato ad esempio che potesse essere, che so, guarda, ti faccio vedere i pantaloni che voglio mettere a quella festa che dobbiamo andare, no? Allora, se i ragazzi sono lì fuori, ha senso che li portino fuori dalla macchina. Beh, su questo ci sono perché varie teorie, varie ipotesi. Ecco, io vi chiedo a voi come la vedete? Beh, se posso rispondere io velocissimamente, sui vestiti che vengono ritrovati piegati, poi qualcuno dice piegati bene, meno piegati bene, insomma le solite, comunque piegati ai piedi vicino alla vettura, sostanzialmente possiamo ipotizzare o che la coppia prima di consumare il rapporto, cominciare preliminari amorosi, abbia deciso di mettere i vestiti da una parte fuori dall'auto. Poi sappiamo che la 127 era un'automobile particolarmente piccola, l'abitacolo è piccolino, quindi probabilmente hanno deciso così, no, alla fine è una decisione che molti prendono. Erano degli abiti che erano stati presi, ritirati da poco in lavanderia, quindi la teoria più semplice è questa: prima di consumare li hanno... Però mi pare ci fosse anche il giubbotto di Pasquale sul tettuccio, io ho questo ricordo, voi ve lo ricordo dietro? Ok. E poi sai, quando una coppia di innamorati decide di appartarsi, poi come li piega, come li sistema, questo non è dato sapere. Comunque la teoria più semplice è questa, oppure la seconda teoria è che ce li abbia messi il mostro, cioè questo killer Arrabatta fa tante cose strane, come hai detto prima, anche la borsetta, e fa un'altra cosa strana, cioè prende i vestiti, li piega lui, magari ha preso anche il giubbotto, l'ha messo sul cofano, e non è impossibile. Però questo vorrebbe dire che avrebbero dovuto avere delle tracce di sangue, però non mi risulta fossero macchiate di sangue. Beh, comunque sai, sulle tracce, sulle impronte, all'epoca le scene del delitto non venivano vagliate, analizzate con... C'era un gran casino. C'era un gran casino, tanto. Soprattutto nel delitto di Arrabatta si vedono le foto, quindi... sai, si è sempre detto il mostro non lasciava impronte, però non sappiamo neanche se queste impronte siano state prese con le procedure corrette, insomma non si è mai capito, non si è mai saputo. Ma basta guardare le foto, che ce n'è il mondo, addirittura a volte dalle foto, prima i giornalisti, dalle foto si evince, poi polizia, carabinieri, cani, gatti, galli, c'era, sì, tutto, addirittura c'era. Ultimamente abbiamo visto anche un video a Scopeti, c'erano le mosche, le larve, no, le famose larve di cui a si Scopeti discute c'era, e te lo garantisco perché c'ero io lì presente, il furgone e l'ampre d'ottaia, porca miseria. E a un certo punto c'è uno degli addetti che proprio con lo spray antimosche sopra il cadavere. Lui era Scopeti, invece ora c'è la pubblicità. Esatto. 2 minuti siamo qua. Bene, siamo tornati. Allora, silenzio in studio perché voi non c'è ancora... La pubblicità è finita, questi due continuano a parlare, ma non ce ne frega niente. Tranquillamente. Continuiamo. Loro fanno stato a parte, come il Vaticano. No, ora dico io una cosa. C'è una domanda appunto per Francis. Lo so che te devi rispondere a... I miei colleghi hanno mancato di rispondere a Giuseppe. Giuseppe se l'è cavata invece di parlare facendo una piccola domanda, e mi sembra, prima di esaurire l'argomento, che è opportuno rispondere correttamente. È sfuggito che è documentato che quel sabato piove, era bagnato il prato, nessuno è stato il mostro a metterli, perché era bagnato il prato. È documentato, quindi sarebbe un po' strano che i ragazzi mettono i vestiti piegati bene su un prato mezzo e fangoso. Sappiamo che aveva piovuto, quindi il terreno non era proprio incoraggiante per appoggiare. Per quanto questo discorso dei vestiti piegati lascia pensare più che all'azione dell'omicidio, all'azione dei ragazzi. Secondo me, appunto, è una lezione a diafora che è indeterminabile, però sottolineo l'elemento che secondo me va sottolineato, è che quel giorno aveva piovuto e che il prato era bagnato e fangoso, mi sembra un elemento. Poi questo non ci può dire
Ma se fuori è bagnato non la metti la roba fuori. Questo, allora per questo verrebbe da dire la messa all'assassino, però come al solito non possiamo asserire formulatamente niente per certo, però il fatto che fosse bagnato può lasciarci pensare che sarebbe stato un po' illogico per i giovani appoggiare la roba nuova di lavanderia fresca e stirata nel merdone, beh. Bene, no, lasciami, no, è bello il francesismo. Ora rispondo, so che Giuseppe voleva aggiungere una cosa. Vuoi aggiungere? No, sì. Se voleva aggiungere qualcosa, no, fai pure la domanda. No, faccio la domanda, la faccio da lui, almeno Lorenzo è con te. Lorenzo, non so chi è di cognome, come fa di cognome, ma ha detto Lorenzo. Allora, secondo te, nel 74 Pacciani era solo con dei complici, fermo? E se era con dei complici, le famose 96 coltellate o punzeccature, quelle, insomma, quelle che sono, le ha fatte Pacciani o se le ha smezzate con il complice? Fermo. Grazie, mi chiamo Lorenzo, un saluto a Di Bernardo, a Scuffio, a Meccaccini, a me, a te non ci ha dato preso in considerazione. Va bene, uguale. Ha fatto la prego. Ciao Lorenzo, grazie per la domanda. Io, per quanto convinto dell'implicazione di Pietro Pacciani e di altri, di suoi amici nei delitti, non riesco assolutamente a provvedere risposte su Rabatta, Pacciani ha fatto così, Mosciano, non riesco a spiegare i delitti, non riesco a figurarmeli, cerco una risposta e sono pronto anche a ricredermi su Pacciani davanti a nuove evidenze che mi possano convincere. Quindi, però la tua domanda mi dà il destro per rispondere come i miei colleghi non abbiano neppure teorizzato il fatto che l'aggressore dell'omicidio possa essere più di uno a Rabatta. Lorenzo giustamente diceva, spara a sinistra, poi aggira la macchina e prende a coltellate lei che stava reagendo, ma non vi viene l'idea che una dinamica così simultanea possa contemplare un aggressore da un lato e un altro aggressore da un altro? Questo per rispondere a Lorenzo. Ora loro mi stanno sabotando la risposta radiofonicamente, come notate, perché non hanno interesse. No, sto prendi questo. Quindi, ecco, pongo, non ho idea come risponderti Lorenzo, perché non sono un assertore di Pacciani e autore dei delitti. Io credo che Pacciani fosse implicato e colpevole forse del mostro di Firenze, ma non verrò mai a dirti Pacciani a Signa ucciso, a Rabatta ucciso così, perché non lo so, perché non lo sappiamo. Vorrei la spiegazione su Pacciani, ma non lo so. Però insisto sul fatto che appunto qui sia i nostri ospitanti che i miei colleghi continuano a teorizzare sempre un solo aggressore, che per me è una cosa che non è assolutamente dimostrata da nulla. No, non, in realtà non l'abbiamo detto, nel senso, si può anche teorizzare più di un aggressore. No, assolutamente non... Io nel 68 ipotizzo ci siano più di un aggressore. Anch'io, quello di sicuro, per me sono convinto. No, però la dinamica ancora, in realtà se ne è parlato relativamente, anzi secondo me non l'abbiamo nemmeno affrontata compiutamente, anche perché la dinamica qui è un vero casino, cioè non so se capiamo bene di cosa stiamo parlando, ma la perizia, allora, se De Fazio, che è quello che ha fatto tutte le perizie, diciamo, ha fatto il quadro d'insieme di tutti i delitti, proprio su sto delitto di Rabatta, della dinamica praticamente non ne parla, perché dice non abbiamo nemmeno una perizia balistica valida, anzi dice che anche la perizia sui cadaveri non è completa, perché manca la relazione finale. Quindi lui si basa sulle minute, sui verbali presi durante, diciamo, la dissezione dei corpi, ma non ha, perché non è stata fatta, dice lui, la relazione finale peritale. Poi Zuntini, che tra l'altro è quello che ha fatto anche la perizia del 68, è un perito balistico, colonnello d'artiglieria, insomma, eccetera, viene ingaggiato un mese dopo. Un mese dopo viene ingaggiato, quando ormai si deve basare sulle foto, lo Zuntini che lui ci andava sui luoghi del delitto, andava a vedere com'era la situazione lì, non va a vedere una macchina in un garage e fa una serie di ipotesi che non stanno in piedi, cioè assolutamente. Per dire, e per tornare alla dinamica, ma molto brevemente, sappiamo che Stefani, anzi qualcuno dice che c'era un colpo in più, un altro c'ha un colpo in meno, De Fazio dice che un colpo attraversa il corpo di Pasquale, quell'altro invece dice no, non ci sono fuori d'uscita, siamo a questi livelli qua. Ma guardate, molto semplicemente, Stefania due ferite sulle gambe ce l'ha, una sul ginocchio, e questo dovrebbe anche tagliare la testa al toro che dice provava a uscire, aveva una ferita sul ginocchio e una sulla tibia. Però da dove vengono queste ferite non c'è scritto, e guardate, è una differenza enorme, perché se vengono da sinistra, allora per esempio l'attacco è avvenuto, si presume, da sinistra, il mostro scarica la pistola su Pasquale, probabilmente prende anche Stefania o può prendere Stefania, perché i colpi sono tutti da sinistra. Ma se colpi vengono da destra, vuol dire che due colpi sono arrivati dall'altro sportello,
quindi lui non lo so, ha risparmiato due colpi, ma non perché li ha contati, perché si accorge che Stefania, coperta dal corpo di Pasquale, non può essere raggiunta, gira, gli spara, la becca alla gamba, e anche qui è strano, ma noi non abbiamo questa informazione, è difficile fare una ricostruzione, quindi ci possono stare più di due persone, e la voglia, anche perché non sappiamo davvero come è andata. Personalmente non lo so, di sicuro io non vedo traccia di una seconda pistola, perché se Stefania non è stata colpita mortalmente, e se l'intenzione era quella di colpirla mortalmente per salvare Apre Cavoli, perché qualcuno dice non voleva essere, non voleva ucciderla, e quindi fatto salvo questa ipotesi, allora manca una pistola, perché lei ha due colpi sulle gambe, reagisce, si ripara con un braccio, prende colpi, morde l'assassino, c'ha un'unghiata in faccia, ma cavolo, ma sparagli. Anche una ferita lacero-contusa alla fronte, tra l'altro, sì, sembra data da qualcosa di piatto. E poi c'è il segno sul labbro, ma c'è anche un segno sulla fronte. Questo... E, tra l'altro, se non ricordo male, l'auto è stata spostata praticamente subito prima che si capisse che erano colpi di proiettile. Quindi, poi a pensar male, mi viene da riflettere che magari qualcuno è andato a... Cioè, noi diciamo che ha iniziato l'azione di sparo dal finestrino del guidatore, perché, se non ricordo male, i bossoli sono trovati, no, in prossimità della ruota posteriore sinistra. Però ecco, il problema, proprio perché la macchina è stata spostata e magari sono stati cercati in un secondo momento i bossoli, vattene a pesca se magari qualcuno li ha presi, raccolti, e poi, oh cavolo, qualcuno poi li è andato a ributtare, perché, cioè, proprio per questa stranezza, diciamo, della situazione, diventa difficile. Vuoi aggiungere qualcosa? Non so se volevi parlare tu. Io voglio solo darvi saluti da Diego Terranova, che sono tutti. Ciao caro Diego. Grazie, chiamaci Diego, ciao. Chiamaci. Allora, ciao. Dicevamo, sì, sulla dinamica si possono fare tante ricostruzioni, no? Anche perché vuol dire, ce ne sarebbe anche una terza, che è più difficile, più improbabile, e ci si può sbizzarrire molto, no? Però una cosa certa la sappiamo, che questo killer utilizza non solo la stessa pistola, ma utilizza gli stessi proiettili ramati del 68, perché ricordiamo che qui spesso si fa confusione, l'arma è la stessa, l'abbiamo detto, i proiettili sono due scatole, una a palla ramata e una a piombo nudo. Esatto. E dal 68 al 74 lui utilizza solamente la scatola ramata. Che ha minor potere di perforazione. Esattamente. Beh, non credo che ci siano tantissime differenze, qui bisognerebbe ci sono un po', però soprattutto ricordiamo sempre la calibro 22 non ha una grande potenza. Sì, è un'arma da tiro a bersaglio. Cioè, o sei vicino, anche quando parlano di una grande mira. Beh, diciamo la calibro 22, che colpisce, se non sei vicino, quasi a bruciapelo. Non fai quasi nulla, Sì, comunque fatto sta che presumibilmente nel 68 lui ha due scatole, una palla ramata che o è già consumata o è già aperta, comunque ne spara 17, quindi 8 a signa e 9 qui a batta, quindi qui caricatore pieno più una in canna. Esatto. Poi nell'81 ripartono i delitti con la scatola nuova, quindi apre una nuova scatola che, certo, però appartiene allo stesso lotto, perché entrambe le scatole sono di un lotto prodotto nel 66. Scusa Lorenzo, ma sono tutte ramate 68 e 74? Allora, 68 e 74 sono tutte a palla ramata, senza eccezione. Però abbiamo una pallottola molto importante nell'83, lui, come abbiamo detto, utilizza proiettile a piombo nudo, però un proiettile ramato lo ritroviamo nel caricatore dell'83. Quindi questo è un particolare molto importante, perché lega indissolubilmente le due scatole. Che cosa significa? Che chi ha in mano la pistola ha in mano entrambe le scatole, perché una gli era avanzata e l'ha messa lì. Esattamente. Lui finisce la scatola, si accorge di 17, ne rimane una, e che cosa fa? La cosa più semplice del mondo, la mette sulla scatola nuova e poi la ritroviamo, e quando carica il caricatore ci mette nell'83. Quindi quando parliamo di passaggio di mano alla pistola, sì, la pistola passa di mano
può anche accadere che il nuovo possessore si trovi una scatola di Winchester compatibile allo stesso lotto, però ne ritrova addirittura due, poi esordisce con questa scatola nuova piombo nudo e presumibilmente, secondo me, ha solo questa, perché poi nel corso del tempo lui cerca di risparmiare proiettili, diminuiscono a vicchio, ad esempio solo 5, perché sa che probabilmente ha solo questa, e una volta finita non sa dove prenderli, esattamente. E qui ci potremmo riallacciare anche alla famosa teoria del poliziotto, no? Spesso si è detto è un poliziotto, ma io dico, che difficoltà avrebbe un poliziotto a procurarsi una scatola nuova? Anche perché proiettili, se va a fare il tirassegno alle cascine, ne prende quante ne vuole, se c'è una calibro 22 regolare. Ricordiamoci che lui nell'85 utilizza dei proiettili che sono vecchi di 20 anni praticamente, esatto, che risultano anche ossidati, vecchi, quindi. E poi perché dovrebbe risparmiare? Cioè, un uomo in divisa, il cosiddetto uomo in divisa, non avrebbe questa difficoltà. Quindi, sarebbe bastato andare in magazzino dove ce n'era qualcuna sequestrata. Da quello che sappiamo, quindi, e ne avrebbe avute, ragazzi, l'uomo in divisa, ma poi è stato detto anche che lui uccideva con la divisa addosso e con la macchina della polizia, ragazzi, è pura follia. No vabbè, lì dopo sono secondo me delle esagerazioni, ma quel lampeggiante, no, ma perché la coppia vedeva il lampeggiante sinonimo di sicurezza, tutti tranquilli, documenti, non credo sia proprio così. In questo caso questa teoria è figlia di Philastow, come sappiamo, e è ispirato a un modello di Caryl Chessman che faceva più o meno queste cose, ma prendere un modello precedente e mutuarlo sul mostro, secondo me, è un errore molto ricorrente. So che Philastow sta ascoltando la trasmissione. È un grande Philastow. Lo salutiamo. Nino, ti do tutti i riferimenti di Francis Trinipet, nome, cognome, indirizzo. Ma faccia pure, perché l'avvocato Nino Philastow, per quanto io sul social ho speso parole estremamente critiche, se per caso mi contattasse Philastow io non potrei fare altro che inginocchiarmi e dirgli maestro, però ho posizioni non differenti. Credo sicuramente che Philastow stia ascoltando questa trasmissione, ma... mai dire mai. No, ma infatti no. Gli indianini sono dappertutto, ricordatelo. Noi le persone intelligenti le amiamo, appunto. Tra le altre, che mi saluta Diego. Sì, un saluto a Claudio, se non sbaglio, si chiama così, che ha detto è uscito ora il lavoro, non ha potuto ascoltare la trasmissione fino adesso. Ascolterà in streaming quando, no, nel podcast, quando domani ti mando come sempre. Domani l'altro al massimo sarà online. C'è il Pini che ci vuol dire qualcosa, perché è nascosto stasera, si dà latitante, come mai? Non parli te, non ti va. Ascolta, parla. Interessato. Lui fa l'orecchio peloso. Fa l'indianino anche lui stasera. No, ti arridi, ma quando io utilizzavo i CB, i baracchini, quelli ascoltavano senza di nulla, venivano chiamati gli orecchi pelosi. Cioè che ascoltavano. Ah, sì? Sì, davvero. Quanti orecchi pelosi c'è ora? Ma ce n'è anche in radio, non ti preoccupare. Tanti, ma tanti, sappilo. Su questo non lo metto in dubbio. Guarda. Assolutamente, guarda. Va bene, e niente, che stava a parlare Lorenzo, prego. Guarda, vorrei fare una considerazione veloce su cui poi i miei colleghi possono anche rispondere, no? Perché parlavamo del possibile, plausibile, non so quanto, passaggio di mano di pistola, no? Allora, per il delitto del 74 ci sono delle teorie importanti, no? Su cui si è discusso molto, e le scuole di pensiero sono due. O il passaggio di mano da un possessore del 68 a un altro estraneo, quindi al di fuori del cosiddetto gruppo del clan sardo, oppure un passaggio di mano all'interno del gruppo dei sardi. Allora, la teoria principe su questa seconda ipotesi è la teoria di Mario Spezzi, no? Carlo, chi è il figlio del presunto possessore della pistola di Signa, che poi in questi primi mesi del 74, sempre secondo Spezzi, compie il furto della pistola, e su questo si è discusso molto, perché poi Spezzi ha sempre portato a favore di questa teoria la famosa denuncia, che poi non si è vista mai, di Salvatore Vinci nei confronti di Carlo, no? È una cosa di cui si è discussa molto. La denuncia non l'abbiamo vista mai, forse non l'ha vista neanche Spezzi, perché in realtà si parla di una denuncia che fu... Ma io ho sentito dire uno che l'ha vista. Però sai, parole sono brave tutti, però io so che esiste, e mi hanno detto anche dove andare a cercare. Non è pubblica comunque. No, non è pubblica. Non è pubblica. Sì, no, è vero.
ma non so se può andare chiunque. Infatti ho chiesto a un'altra persona di cui non faccio nome, ma chiunque di voi lo immagina chi, immagina chi, però mi ha detto, dice, ma non lo so se si può andare a cercare. Una persona normale che non è nell'ambiente non credo possa chiedere. Comunque, però so che a me mi ha detto che esiste. Comunque, secondo me, guarda, se esiste questa denuncia, mi sento di poter dire che non è sicuramente una denuncia per furto d'arma. Sì, ricordo comitato anch'io. Perché si è detto sempre, però un Salvatore Vinci che va dai carabinieri a dire venga a denunciare che mi hanno rubato l'arma. Prima cosa, quale arma? No, perché lui non aveva armi, no? Quindi praticamente ti autodenunci di detenzione illegale d'arma da fuoco. Certo. Seconda cosa, gli vanno subito a dire, ma quale arma? Quella del 68 che non si è mai trovata, delitto per il quale sei stato anche indagato, quindi una denuncia per furto d'arma è... Ah sì, ero io, scusate. Ah, già, me lo scordavo. Quindi, dettaglio. Quindi forse se è esistita, plausibilmente può essere una denuncia per violazione di domicilio, si può darsi, che può essere effettivamente avvenuta perché... a casa di Salvatore Vinci, che in questo periodo abita via Cironi, quindi siamo nel centro di Firenze, siamo anche vicini a casa di Trinipet, sì. quindi ce l'ha proprio lì vicino, praticamente abita Salvatore Vinci e Antonio e Carlo, chiamiamolo così, a un certo punto all'incirca a primavera del 74 hanno dei litigi per cui Carlo si allontana da casa, no? Quindi litigi padre e figlio da cui sarebbe scaturita questa denuncia per violazione di domicilio, e pare che Carlo sia andato a vivere con Francesco Vinci, con lo zio, no? Che poi ritroviamo a Borgo il giorno stesso del delitto di rapata, no? Perché come abbiamo detto prima, lui è andato a molestare, perché poi si è preso una denuncia, una sua convivente. No, è andato a molestare, è andato a litigare con la mamma che era sua convivente, in realtà viene denunciato per molestia. Vabbè, sì, lui era andato praticamente dalla mamma di questa ragazza, che è la ragazza, e a un certo punto lui ha cominciato a litigare molto, in maniera molto agitata, e alla fine gli ha detto non finisce qui. Esattamente. E in base anche alla... E la sera sono stati uccisi due ragazzi. Alla teoria della borsetta, no? Che poi non parliamo, un elemento importante del 74, su questa borsetta è stata fatta una ricostruzione che forse chi l'ha gettata era in motorino, no? Ah, sì. E da qui, perché sembrava lanciata forse alla destra di chi conduceva il mezzo, quindi si è detto è più plausibile che la getti dal motorino, però che da un'automobile, però chiaramente questo poi secondo me rappresenta un po' una forzatura, però è una ricostruzione su cui cioè sulla destra nel senso di marcia, se nella vedo... destra nel senso di marcia, no? Avrebbe dovuto lasciare il gas, se era un motorino si fermava. Beh, però non sappiamo se avesse la macchina parcheggiata lì, se magari se era in macchina, magari, però cavolo, te c'è la guida a sinistra, per buttare da destra deve avere il finestrino aperto e fare un bel lancio. Però non sappiamo se avesse la macchina parcheggiata lì. Ah beh, certo, in prossimità del luogo dove è gettata la borsetta, oppure magari si è messo in marcia, si è fermato, può anche essere uscito dalla vettura, può essere successo di tutto. Però su questa ricostruzione della borsetta gettata da un possibile ciclomotore, praticamente ci sono due teorie, no? La teoria di Carlo nel 74 ha 15 anni e mezzo, quindi praticamente ruba, il motorino lo può già portare, ruba la pistola al padre, e Pezzi si dice sempre lì vicino c'era una discoteca per giovani che è il famoso teen club, no? E quindi lui può magari la dinamica può essere questa: un giovane che segue la coppia in motorino, poi compie il delitto, riparte e la getta alla destra della sagginale. Oppure c'è anche la teoria Lotti, che è la teoria di Segnini, vale a dire Lotti si ruba la pistola, no, per meglio dire non ruba, la preleva da dove era stata lasciata a Signa, e poi nel 74 si fa un bel viaggio, 140 km di motorino, perché lui il Lotti, quindi probabilmente anche con una bella tannica di benzina tracolla, perché, sì, dire, perché all'epoca non esistevano i distributori automatici, quindi
Tanica tracolla. Ma quando aveva miscela, perciò prima di trovarne uno. Stasera, stasera Francis gli viene e poi fa questo, questo casino e lancia la pistola dal, dal motorino. No? Questa è la teoria Carlo. 140 km. Sì, più o meno siamo lì, ecco. E queste sono le due teorie che tra le più conosciute, quella di Spezzi sicuramente c'è stato scritto anche un libro, è stato anche un best seller negli Stati Uniti. E, so, se volevi, se volevi... Io ho visto la faccia. Giusto, solo perché avevi menzionato Segnini, che no, dal mio punto di vista spesso sono, a parte che tutti sarete d'accordo con le sue ricostruzioni veramente ammirevoli e ben ragionate, però in generale io non posso credere a Lotti serial killer unico, non c'entra niente con Rabatta, però emerge una coincidenza veramente strana. Lotti da piccolo aveva abitato alla Romola, non so se Segnini questo lo conferma, dove aveva abitato Barbara Locci per 10 anni. Barbara Locci, prima di sposare Mele, abita 10 anni alla Romola, che vuol dire vicina di casa dei compagni di merende, vuol dire accanto a Mont... Ragazzi, Barbara Locci, 10 anni, e secondo me già si prostituiva a San Casciano, lei abitava a San Casciano e alla Romola ci stavano Lotti e poi più là ci stava Vanni, non Pacciani, perché Pacciani stava ancora in Mugello. Mi ha molto colpito, e quindi ora io non credo a Lotti unico serial killer, però questo elemento ci sono, delle cose che noi non sappiamo, che abbiamo limiti nel ricostruirle e nell'evidenziarle. Comunque questo non c'entrava con Rabatta, quindi scusate, passo la parola a chi ha... Allora, ci ho mai dato un messaggio, ora vi dico, no, uno mi ha scritto: il passaggio della pistola è una cazzata. Sapete chi è? Diego? Sì. È Diego, eh? È no, Diego, volevo fare una domanda, scusami, perdonami, a te Francis. Allora, io il documentario che avete fatto voi, sai, io ti ho fatto i complimenti perché comunque... Oh, ci saluta Nick Mon sulla... Ciao, grande Nick Mon, ciao, grande Nick Mon, mi ha dato sempre filo da torcere Nick io Mon. Io non lo conosco, ma un grande. Saluto. È vicino a Mosciano, perché se non sbaglio. Nel documentario tra voi, che io dico sempre, è artigianale, beh, però è ricco di informazioni. No, ma non è, non vuole essere... Sei gentilissimo, anzi, noi non abbiamo nessuna velleità, siamo budget zero. A un certo punto mi pare di aver capito che... hai tirato fuori un documento dove dice che la Locci si prostituiva, ma si prostituiva non affermativamente quel documento. Non hai detto proprio così, però sembrerebbe, giusto? Il discorso è questo, che quel documento non pertiene strettamente alla Locci, è il verbale delle dichiarazioni di Rosalia Barranca, che è la moglie di Vidro Bianco, e che sì, lei parla di una cosa che ci aiuta a contestualizzare in quel senso, nel senso lei ci racconta, come sapete, che un amico di Antonio gli aveva dato la pistola, e questo è importante, perché noi Antonio Bianco non sappiamo nulla, c'è una faccia molto rispettabile, un bel ragazzo, muratore, però niente. E esatto, tre figli è sposato, e Rosalia Barranca, la moglie, ci dice, pochi giorni prima di essere ucciso, lui tirò fuori, eravamo in cucina, e tirò fuori una pistola. Oh Antonio, c'è la pistola. E lui gli avrebbe detto alla moglie, questo è verbale, proprio verbalizzato, sì, sì. E gli avrebbe detto... Ma scusa, ma ti dispiacerebbe tanto se noi smettessimo di fare questa vita e cominciassimo a darci la bella vita? E lei, non ci sono ulteriori spiegazioni, ma lei gli dice, ma scusa Antonio, ti vuoi mettere a fare il magnaccio? E questo è un sospetto concreto della moglie di Lo Bianco. E allora viene legittimo il sospetto, dici, perché chi ha ucciso la Locci, e potremmo ipotizzare Stefano Mele, Salvatore Vinci, Francesco Vinci, Mucciarini, Chiaramonti e chi altri, il giro lì, dici, ma lei... andava con tuttissimi, Cutrona, e poi tre fratelli, ma che sei, amante di tre fratelli di Cutrona? No, lei faceva una prostituzione di basso profilo, e ce lo dice anche Salvatore quando ci dice che la gente andava lì a dormire, a stirare le camicie, era più una cosa, sì, e Stefano Mele era il marito pappone, scusate se uso questi termini, o protettore. È possibile che Lo Bianco, mentre finché lei andava con altri non ha creato problemi, ma che Lo Bianco abbia generato una reazione, e uno che legge quel verbale, questa è pura illazione, gli viene da dire, ma stai a vedere che magari il siciliano Lo Bianco, come il siciliano Cutrona, che è siciliano come Cutrona, era magari riuscito a sottrarre Barbara dall'influenza dei Vinci, e quindi il delitto di Signa è una reazione in quel senso, può essere Giovanni Mele o Vinci o Salvatore o Francesco, e dico, ehi ragazzi, noi non lo sapevamo che Antonio Lo Bianco brandiva una pistola 3 giorni prima di essere ucciso e parlava alla moglie di mettersi a fare il pappone, quindi lo sfruttatore lo sfrutti una prostituta. Che Barbara fosse l'ape regina licenziosa ninfomane in un contesto sardo, ragazzi, non mi ha mai convinto, mai. Non era una ninfomane, non era una donna allegra, era una poverina sfruttata da delle persone, e sessualmente, e credo così, se no, se fosse stata una persona, un animo più leggero, noi di Barbara non sappiamo nulla,
non c'è neanche una seconda foto oltre alla fottuta foto del documento d'identità. Noi non abbiamo una sola foto di Barbara al di là del documento d'identità, non abbiamo una sua frase, mentre grazie a Davide Cannella noi dopo 50 anni siamo riusciti a dare voce a Carmelo Cutrona, che era un fantasma bidimensionale, un fantasma storico di cui nessuno sapeva una mazza. E per la prima volta nel libro di Cannella, che io avevo preso senza pagare ma ora l'ho cancellato, così sono in pace con me stesso, così io non ce l'ho, siccome me l'ero fatto avere, devo ammettere l'ho avuto piratamente, ma per rispetto del grande Davide Cannella me lo sono letto e poi l'ho cancellato. Poi fatemi caso, video posso dire che io non ci credo per la cancellata. Ti porto il mio computer, l'ho fatto proprio perché è Angelo che mi ha fatto capire che avevo la coscienza sporca. Ora appena vedo Cannella glielo compro. No, non è vero, è che l'esigenza di studio, appena qualcuno mi ha offerto se lo posso trovare, io ho detto vai dammelo subito perché lo voglio leggere. E forse Davide potrebbe essere onorato, però io appena lo vedo di persona gli compro il libro perché è un bel libro. E ecco, niente, basta, mi sono incartato. Bene, c'è pubblicità, giusto? Sì, c'è pubblicità. Però mi piace l'effetto tossico. Bene, siamo tornati, tra mezz'ora scuffio e durante tutta la pubblicità non ha fatto altro che scalpitare perché ci vuol raccontare della borsetta. No, argomento terribile. Non vuoi? No. Se stavo finora a dirci, dai, io voglio fare... No, no, ragazzi, io devo dire di questa borsetta. Era bella grande, era pesante. No, torniamo seri. Allora, tornando seri, il problema della borsetta si inquadra un po' nel fatto che dicevamo prima su un po' di carenze dell'indagine. Sta borsetta venne ritrovata dai verbali e dalle risultanze del processo Facciani la sera del 15, quando furono trovati i corpi dei ragazzi. Una telefonata arrivata ai carabinieri avvisava che c'era una borsetta a circa 300 metri dal luogo del delitto. Andarono a verificare, effettivamente fu ritrovata questa borsetta e dentro... Posso interrompere un attimo? Certo. Allora, è arrivato un messaggio da Valerio Schivo che me l'ha tirata. Assolutamente. Il quale ha detto, dice che il 9... Aspetta, che vado a controllare. Domenica 9 giugno. Darò una risposta a Giuseppe sul mistero dei pantaloni. E mi ha anche detto, ho riflettuto molto su questo particolare, ti sei anche dimenticato di dire che se c'è un estimatore del serial killer solitario ma è entrato nelle indagini, è il tuo cane. Poiché ha assimilato molto bene il mio libro, perché il mio cane se l'è mangiato. Valerio, grande Valerio, ha interiorizzato, diciamo. Esatto, sì, infatti ogni tanto il mio cane fa serial killer solitario. Prego Luca. Grandissimo Valerio. Quindi diciamo, questa borsetta viene rinvenuta a 300 metri dal luogo del delitto. Incidentalmente devo dire che se vediamo le foto dei sopralluoghi, una cosa molto che sbalza all'occhio è la presenza della folla. Fra l'auto e la strada, che è la via che collega Rabatta a Sagginale, ci sono circa una cinquantina di metri e lì è assiepata la folla. Accanto, dove c'è l'aperta campagna e dove c'è proprio lo spazio, si vede in una stradina dove ci sono addirittura parcheggiate delle auto e altre persone, sono circa 150 metri, quindi il cordone di curiosi circonda a 150 metri massimo la cosa. La borsa è stata trovata a 300 metri dietro, quindi, tanto per dire, un altro elemento, e viene trovata il pomeriggio. La posizione della borsa potrebbe essere stata spostata? Purtroppo non lo sappiamo. Anche se io oggettivamente c'è un delitto lì, non è che andrei a toccare la borsa, ma la gente è strana, tu lo puoi sapere. Oltretutto arriva una telefonata quando l'auto è stata spostata, non c'è più nessuno, sta telefonata dice c'è una borsetta, vanno a verificare. Comunque la borsetta c'è e si trova appunto, come dicevamo, sul lato destro della strada in direzione Sagginale e a circa 5 metri, 3-5 metri, ora non, gli è scritto 5 metri sul verbale. Dentro la borsetta c'è il maglione di Stefania e verrà rinvenuta un'agenda e qualche altro oggetto, tipo delle fotografie, mi sembra. Tra l'altro l'agenda è scritta mezza in stenografia e mezza normale, per cui non si riesce neanche a tradurla completamente, perché la stenografia è un metodo di scrittura che non è sempre facilmente, ci sono tantissimi metodi, quindi se ognuno lo personalizza un po', quindi infatti il verbale è piuttosto frammentato su questa cosa qui. Ora io, visto che tanto siamo a esprimere tante teorie, esprimo una volta tanto la mia. Allora, la borsa secondo me è di fronte a una macchia di alberi che sono delle querce.
Quindi erano anche allora, anzi nelle foto dal satellite, scusa, dalle foto quelle dall'aereo, insomma, aeree, si vede che c'era ancora quella macchia. E un'altra macchia è proprio in prossimità del luogo del delitto. Ma ecco, quello che mi veniva in mente, se io dovessi andare a uccidere avrei il problema di dove parcheggiare in mezzo. Allora, o lo parcheggio nella macchia vicino ai ragazzi, ma allora per come è conformata la zona io mi ritroverei sul lato destro dell'auto. Quindi non mi viene in mente che un attaccante girerebbe intorno per attaccare sul lato sinistro, non l'ha fatto quando non c'era la necessità, non l'ha fatto a Calenzano, non l'ha fatto a Vicchio. Preferenzialmente, di preferenza attacca dove c'è l'uomo, ma io non credo che lui, ecco, aveva eventualmente una copertura. Quindi mi viene da pensare, potrebbe essere arrivato proprio dal lato sinistro e quindi da dove era la borsa, questo è quello che penso io, e aver attaccato, arriva direttamente e attacca, quindi non sta tanto a, anche perché non aveva copertura da quella parte lì. Sulla sinistra non c'è copertura, lo vedete, se qualcuno conosce un po' le foto vede che da quel lato lì non c'è copertura, quindi secondo me arriva e colpisce. Striscia, certo, cerca di non farsi vedere, la luna non c'è, altro elemento tipico. Siamo sempre al buio, siamo sempre al buio, e lui probabilmente non è certo vestito con le magliettine bianche. Però viene, secondo me, molto probabilmente dal lato dove c'è la borsa. Potrebbe aver lasciato l'auto in quella direzione là, per cui poi si prende la borsa, si allontana per rovistarci dentro, per non farsi beccare vicino all'auto da qualche idiota curioso che viene a controllare. E constatato che non c'era niente che gli interessasse o che voleva liberarsi la bocca della borsa, o la lancia dall'altra parte o la lascia lì e qualcun altro la sposta. Però ecco, questa è un po' la mia idea, ma è anche vero che effettivamente potrebbe essere stata, se è stata lanciata da un mezzo, difficile ipotizzare un'auto in quella direzione là, per cui verrebbe bene effettivamente un motorino. Però ecco, questa è un po' l'idea che mi sono fatto io della borsa. Tra l'altro la borsa venne restituita 3 anni dopo, mi sembra, alla mamma di Stefania, ed era vuota, cioè c'era il maglione da parte, però secondo lei mancavano anche delle catenine, degli anelli, e quindi non si sa se effettivamente sono andati smarriti, se non gli, perché nell'ufficio reperti del tribunale ci sta che qualche oggetto non gli sia tornato, però potrebbero anche essere caduti in mano di qualcuno, o il mostro stesso, che si sa che andava a rovistare nelle borse, almeno all'inizio, oppure magari di qualcuno. Però lì, ecco, la borsa era in una posizione che non è del tutto, diciamo, immune da possibili manipolazioni. Ecco, tutto questo è quello che, poi se qualcun altro giustamente vuole intervenire. Sì, sulla borsa è un elemento importante, però sono state fatte diverse forzature. Una, ad esempio, è quella del depistaggio, che io considero una forzatura. Perché? Perché a un certo punto si dice il mostro praticamente esce dal tratturo che porta alla piazzola, si trova una strada, a destra vai a Borgo San Lorenzo, a sinistra ti metti sulla Sagginale, poi al primo incrocio arrivi direttamente a Vicchio. Tra l'altro ci sono 7 chilometri tra la boschetta di Vicchio e Rabatta, quindi praticamente la stessa zona e possiamo dire la stessa strada. Quindi secondo alcuni va lì, lascia la borsetta lì a 300 metri in direzione Vicchio, proprio perché vorrebbe far credere che lui è venuto da Vicchio, da questa zona, non dalla parte opposta, mentre invece in realtà verrebbe dalla parte opposta, che sarebbe un bellissimo depistaggio. Però diciamo che è un depistaggio che all'epoca non se ne è accorto nessuno, perché nessun inquirente ha fatto un ragionamento di questo tipo. Cioè, diventa difficile dire lascio la borsetta qui, perché poi gli inquirenti penseranno, ricaveranno una teoria sul fatto che io abito a est invece che a ovest. Insomma, è sicuramente una forzatura da questo punto di vista, anche se è un aspetto abbastanza suggestivo. E poi viene ritrovata a 5 metri dentro il campo, un campo di mais, di grano turco, credo. Certo. E quindi se la voleva far ritrovare con sicurezza, secondo me l'avrebbe lasciato in un punto più visibile, diciamo sul ciglio della strada, perché poi sul campo c'è il rischio che... Ma lì si spiega la telefonata. Beh, cioè sì, non l'hanno trovata, gliela fa trovare io. Sì. Perché? Questo è quanto dice Valerio, se non sbaglio, no? Che lui chiama per dire, tra l'altro lui dice anche, essendo parte di quel
nucleo non familiare però di amicizie, è stato lui, proprio perché nessuno cercava la borsetta, a imbeccare, dice, ma la borsetta, visto che nessuno lo considerava, e poi ha telefonato. Beh, potrebbe essere una semplicissima segnalazione anonima, come tante ce ne sono state, sì, in questo, però, in questo caso. Io penso anche che se uno trova qualcosa a terra, cioè si può anche, può dire, ho trovato questo, insomma, ora... Sì, però sì, posso dire, la borsetta viene ritrovata la sera stessa, difficile, esatto, che la famiglia si fosse domandata la sera dove la, dove la borsa? Cioè, magari non sa, in quel momento delle indagini non si sa nulla, non lo sanno se la borsetta c'è o non c'è. Questo magari nei giorni successivi la madre può aver detto, oh, ma manca una borsetta, ma la sera stessa, no, credo, difficile, quello, insomma, certo, non sapranno niente di cosa è stato rinvenuto, nessuno è andato a dirgli, allora signora, no, cioè, ah, oddio, la sera gli andarono credo forse a chiedere dei diari, o la cugina telefonò per consegnare, però non mi ricordo se era la stessa, però la borsa fu ritrovata la sera stessa, mentre per esempio mi sembra che i bossoli vennero ritrovati il giorno dopo, perché furono la notizia arrivò da Medicina Legale, dice, oh, ma qui non sono stati ammazzati a colpi di punteruolo e basta, qui c'è degli spari, allora andarono a cercarli e anche lì l'auto era stata spostata, lì li trovarono, più o meno pensarono, ma sarà vicino alla ruota sinistra, e di nuovo siamo con quello che dicevamo prima, le certezze qui purtroppo non ne abbiamo. Però io la vedo strana che alla sera non sai veramente, come fai a sapere che cosa ha in mano la polizia? Come fa a sapere che manca, certo, la borsa? Lo puoi sapere qualche giorno dopo, no? Comunque arriva una telefonata. O perlomeno lo sa chi c'era lì. Sì, sì, sì. Però la telefonata la potrebbe anche aver fatta il mostro. Poi non sappiamo però chi è che o lui o qualche guardone. O qualche guardone. Assolutamente. Che magari aveva già prima rovistato, anche rovistato e poi buttato. Io non lo so, ma non mi risulta, io non c'ho nulla di proposito, ma non so se magari è stato registrato il nome di chi ha fatto questa telefonata. Nel verbale si parla di una telefonata, però non so se positivamente. No, credo sia stata anonima, sì, se mi ricordo bene era anonima. Ma dove è scritto? Perché io non l'ho letta anonima. Mi sembra di ricordarlo che lo specifichi Falcone al processo Qualciani, ma forse mi sbaglio. Ok. No, perché sul rapporto giudiziario parla genericamente di una telefonata, però se lo dice Falcone, questo non me lo ricordo ora, oggettivamente. Andrebbe verificata, sì, come sì, cosa, sì, comunque, sì. Comunque mi sembra che sia anonima, cioè, ma ci sta, storicamente, oggettivamente, sì, sì. E dico solo che il fatto che con la borsa ci fosse il maglione di Stefania a me mi lascia pensare che possa essere stata lasciata lì dal mostro senza la complessità, l'ambiccare del depistaggio, e che avesse parcheggiato sotto le querce. Ora non credo che quella segnalazione di quei ragazzi che dicono abbiamo visto una berlina con la luce accesa, vuota, all'inizio del tratturo parallelo a quello del delitto, distante 50 metri, sai qual è quello delle querce dove parlavi, quindi tornerebbe anche come strategia d'attacco, che abbiamo studiato la zona, abbiamo visto le foto di Rabatta nel 54, perché insisto, tutti i luoghi dei delitti del mostro di Firenze sono tutti non luoghi, diventano luoghi dopo il delitto, perché noi diciamo qui ha ucciso il mostro di Firenze, ma prima non sono non luoghi, la Boschetta, Baccaiano, sono non posti, non li conosce nessuno, ma esatto, non è che dici io conosco quel posto, sono non posti e diventano posti per il delitto del mostro, perché certo, sennò anche chi abita a Firenze, la Boschetta e Baccaiano, ma che ne sai, magari passi per Via Virgin Nuova, ma mai ti fermerai lì o dove è Calenzano, la distanza di 100 km fra Calenzano e Baccaiano. Non è casuale, secondo me il mostro non colpiva mai random, ma proprio il fatto che colpisse un anno per volta negli anni 80 dimostra come venissero studiati, oserei dire paramilitarmente. Su questo punto bisogna dire che sì, è vero quello che dice Trinipet, però il delitto del 74 avviene già in un luogo, cioè nel senso che nel 68 avevamo detto non sappiamo se quella era una piazzola e se era effettivamente frequentata da coppie di innamorati, su questo non sappiamo nulla. È vero che questo non si sa se ci andavano le coppie, sì, abitualmente c'era Asigna non è certo, anche se poi Rabatta era un posto conosciuto. Anche se poi il bambino lo ritrova subito, per cui qualcuno ha detto magari ci sono andate altre volte, però non si ha notizie di guardoni, di... Non c'è la certezza. Non c'è la certezza. A Rabatta invece sappiamo che quella era una piazzola. Era un posto caldo. Frequentato. Veniva chiamato posto caldo. Cioè dove c'erano le coppiette
ed era facilmente visibile la vettura con la coppia, la chiamavano un posto caldo. E addirittura, perché mo se ho riletto ieri sera, perché io ho la memoria di un gatto morto praticamente, che praticamente lui sa si scambiavano le informazioni fra guardoni, e addirittura c'era un mercato delle piazzole. Cioè io ti vendevo il posto dove vedere bene la coppietta. E se io te lo vendo per vedere il delitto della coppietta? No, Daniele, ci può star dentro, a voglia te. Scherzi, però a chi? Ad alto prezzo, a gente. Ora non voglio entrare sul terzo livello, lungi da me. Lungi da me, anche perché non ci credo. Si va su quell'alto livello, no, infatti, ipotizzato. Per me è assolutamente impensabile. Abbiamo dedicato un po' di attenzione alla conformazione geoterritoriale di Rabatta, e già oggi voi sapete che è un posto isolato. Se ci siete andati di notte avete visto che è lunare e immerso nell'oscurità più totale. Bene, esatto, noi ci siamo andati 50 anni dopo, che è un'area con strutture esclusivamente industriali o agricole, non c'è abitato. Bene, tutte queste strutture industriali 40 anni fa non esistevano, il luogo era un deserto lunare nel mezzo di un'area di 5 chilometri completamente deserta e agricola, brulla, solo prati. L'avete visto com'è anche il colpo d'occhio di oggi? Sei immerso nel prato, Rabatta. Ecco, 40 anni fa non c'era solo il palo della luce, veramente chi ci andava lì? Niente. Al limite te sai che becchi la coppietta lì. Ci andavano le coppiette perché erano tranquille, perché non c'era nulla intorno. E ci andava chi sapeva che lì ci andavano le coppiette. Tutto lì. E te come faceva a saperlo? Perché se le vendevano le informazioni. E come faceva a saperlo? Io no, ho letto. Poi 50 anni fa avevo 6 anni, dove andavo? Ammettilo, tutto sto ambaradan come l'hai costruito. Tutto sto ambaradan come l'hai costruito. Comunque messaggio, stavo scherzando ovviamente, messaggio da Diego Terranova, ci dà la sua versione dei fatti. Lui abitava a Saginale e andò ad uccidere a piedi, e tornando a casa l'assassino. E tornando a casa, attraversando il campo, lasciò cadere la borsa. Questa è la versione di Diego. Beh, dovremmo ipotizzare un serial killer che uccide a poche centinaia di metri davanti a casa. Solo nel caso di Rabatta. Di certo non abbiamo elementi per contraddire Diego su questo punto. Cioè possiamo dire no, non mi torna, ma non abbiamo elementi per contraddire. No, ma infatti io non so... Scusate, c'è lì che è una statale, se non mi sbaglio, no? La strada... Una provinciale. Ma se passa qualcuno e ti vede un uomo con una borsetta a donna, ma oh ragazzi, ma di che si ragiona? No, poi sì, però sarebbe. Sì, vabbè, però ha attraversato, l'ha buttata dall'altra parte. Passa la macchina e ti vede. Guarda bellino con la borsetta da donna. Sì, però un serial killer che uccide a 300 metri, torna a casa sua e lascia le molliche come pollicino, insomma, sarebbe come dire vieni a prendere. Però come diceva Francis, non possiamo dire no, non è così. Però possiamo ragionare su criteri di probabilità. Di sicuro in quella situazione, cosa avevi detto? Maledizione, ho perso, volevo dire, Daniele aveva detto una cosa molto interessante, mi volevo agganciare, ma scusate. Cioè che vedi uno in mezzo alla strada. Questo volevo dire, che comunque se te sei, se io e mi sono sempre in mezzo alla strada. Ma ragazzi, ma non era mica all'ora di pranzo. Assolutamente, sforzo di immedesimazione sempre nelle vittime e nell'assassino. Ancora peggio, scusa. Cioè, sì, di notte ti vedi uno con la borsetta da donna, Dani, in mezzo di strada. Aspetta un secondo. Il discorso è che lì se arriva una macchina la vedi da 450 metri, esatto, di distanza. Sei nel buio e la macchina c'è la luce. Dimentichiamo sempre che siamo nel 1974. Se andiamo adesso la sera ci passa la macchina in Morto di Papa. Sì. Ora figuriamoci, figurati nel 74. Quindi ora ancora meglio, nel senso, se come diceva Francesco. Arriva una macchina da lontano, la vedi, fai tempo a buttarla. Certo. Ripeto, io non posso. Esatto. Sì, però bisogna anche dire che siamo al 14 settembre, quella era la serata di debutto della stagione del Teen Club, no? Ora chiaramente non può non dire nulla, però era una discoteca molto. Allora un po' di passaggio c'era? Possiamo presupporre di sì, perché, perché poi ce lo dice anche la sorella del Gentilcore, cioè mi lascia alle 9:30 e mi viene a riprendere lui a mezzanotte. Quindi cosa significa? Che all'epoca non è che le discoteche aprissero a 1 di notte e chiudevi alle 5, no. Ce lo dice, apri alle 9:30, mezzanotte e massimo mezzanotte non la chiudevano. Quindi si può presupporre che alla fine del traffico
ci fosse, delle macchine passassero, certamente non sei in centro a Firenze, certo, eccetera, però, ne passa una ogni due secondi, però, è proprio l'orario in cui delle macchine possono passare, probabilmente c'è maggior traffico in quell'orario lì. E come ha detto Frank, all'epoca la parte sopra, poi è stata lottizzata all'inizio degli anni 80, è diventata tutta una zona industriale, all'epoca c'era solamente un tratturo e basta, e campi e basta. Poi adesso attualmente hanno fatto un deposito di materiale edile che è praticamente adiacente alla lapide, quindi è effettivamente il luogo che è cambiato di più. Però effettivamente quando tu esci dal Team Club, poi percorri la strada verso Vicchio, ti trovi praticamente girando a destra una sola strada che porta direttamente a quel tratturo e basta, e che poi vai sotto, ritorni sulla Sarginalese e ritorni a Vicchio, quindi praticamente è una strada che attraversa queste due provinciali, certo. E quindi che non ci fosse del traffico non lo escluderei totalmente, ecco. Probabilmente un po' di passaggio c'era, sì, io non tanto, magari non tanto, però delle macchine potevano passare. Infatti mi meraviglia uno che se ne va via una borsetta da donna, capito? Cioè, poi, non ce lo vedo, no, proprio. Ma, poi è chiaro che se ci vai di lunedì sera lì a Rabatta non passa nessuno, no? Okay. Ma comunque puoi stare tipo a 10-15 metri dalla strada dentro il campo, quindi non è necessario, non ti vede nessuno. Non è che cammini lungo la strada con questa borsetta, ma a mano, noi capito? Facciamo delle ipotesi. Qua c'è tanta luce, ci si vede bene. Ma infatti lo stavo per dire ma io. Ma siamo al buio, pesto. Assolutamente. Cioè, se te anche, mettiamo, non ti voglia far notare e te ne vai per il campo con sta borsetta, ma se vai a finire dentro un fosso o inciampi e batti una legnata di pelle, una craniata su un sasso con la borsetta e ti ammazzi mezzo con la borsetta. Comunque, ma ti può ammazzare anche senza la borsetta, anche senza borsetta. Cioè, diciamo che se non può correre questi rischi, cioè, fa un altro mestiere, non fai l'impiegato di banca, o tu fai il mostro, ma non te ne passi dal campo. Comunque ci sono dei serial killer che di cose ne hanno fatte di ben più strane. Cioè, Cicatillo è stato scoperto perché andava a cercare funghi e non aveva l'abbigliamento da cercatore di funghi. Questo lo, cioè, chi l'ha detto questa cosa? Questo fu visto da un poliziotto che poi lo fermò perché lo vide come sospetto, gli disse no. Il poliziotto si insospettì perché questo gli disse: scusate, da qua in Russia, giusto? Sì. Da quando un qua nella steppa c'è funghi? No, ditemi, da quando un qua. No, ma è bello che il poliziotto ci ha pure creduto. No, lui era in una zona diciamo suburbana, periferica, sì, diciamo così. Lo vede questo poliziotto, lo vede sospetto, insomma, ci vedo. Sospetto, lo ferma e gli dice: cosa ci fai qua? Io sono a cercare funghi. Donato Bilancia lo beccarono perché faceva i furba caselli autostradali. Visto quando si mettono dietro le auto, sì, per passare insieme e beccarsi solo il telepass di quello davanti, cioè, e il poliziotto loro perché faceva il poliziotto, così. Poi lo lascia andare, però poi successivamente quando viene catturato Cicatillo gli dice: se mi avesse guardato nella borsa c'era avevo delle parti anatomiche della vittima che avevo ucciso pochi minuti prima, perché poi era uno che uccideva, faceva le vittime a pezzi, si portava via qualche feticcio a casa e aveva la borsa piena. Cioè, tutto questo giro di do a me porta a pensare una cosa, che il mostro di Firenze in definitiva come serial killer è stato il più furbo in assoluto, sì, ma perché anche, cioè, anche, tutti gli stati per qualche bischerea anche Zodiac, anche Zodiac, quest'altro l'hanno beccati tutti per un motivo o per questo. Comunque Zodiac ha fallito degli agguati, sì, ha fallito i mostri a parte lui andava proprio a viso aperto, però è anche vero che ci sono dei presunti attentati falliti del mostro, per cui non tutti, ma qualcuno potrebbe essere effettivamente un attentato fallito, se non sappiamo qualcuno, ci sta che anche non sia stato denunciato, perché all'epoca la coppietta comunque non è che poteva andare dalla polizia a fare denuncia, perché se lo sapevano i genitori, insomma, un certo mazzettino, soprattutto fra gli anni 60 e 70, te lo facevano. Cioè, un conto era dire vo a ballare, e un conto andare a fare la denuncia, dire ai poliziotti ero in Camporella. Cioè, poi i poliziotti chiamavano i genitori: signori, questi vi erano a far qualcosina in un campo, e lì cioè, l'incavolamento dei genitori ci scappava. Perciò ci sta anche dentro che qualche coppia non abbia effettivamente denunciato, anche se lo sono visti lì,
Allora, un caro saluto da Federico Puleri e Nicola Blasco. Quanto, quanto tempo abbiamo? Perché so che Francesco... Anche 10 minuti si può fare. Altri 10? Sì, sì, tranquillo. Bene, Francesco... Bene, possiamo andare a Francesco e poi finiamo con Lorenzo. Possiamo introdurre una cosa importante, poi rispondere i miei colleghi. Perché su questo delitto, in base al fatto che il killer passa molto tempo su questa scena, rovista un po' tutto, e fa una grande confusione, certo. Perché poi gli effetti personali li troviamo un po' dappertutto. E troviamo anche il famoso libretto di circolazione di questa auto del Gentilcore. Da qui nasce una teoria del mostro che uccideva presentandosi con un distintivo e che quindi praticamente non aggrediva le vittime rompendo, spaccando il finestrino e sparando subito, ma si presentava come un uomo in divisa e le vittime tutte tranquille e... Ma può anche essere, però capito, però attenzione, perché secondo me è un falso mito di questa vicenda, no? Per cui alla fine si arriva a dire ma in tutti i delitti viene ritrovato i documenti, il libretto di circolazione, per cui faceva sempre così. In realtà il libretto di circolazione e i documenti ci sono solo in questo. Perché ecco. Poi si è detto di Vicchio, ma la patente dello Stefanacci viene ritrovata sul fondo della vettura ed è anche perforata dal proiettile. No? Quindi lo Stefanacci non poteva averlo in mano quando no anche quando perché c'è un proiettile gli ha passato esatto, perciò lì il proiettile ha passato il documento perché è passato dal portafoglio. E quindi alla fine i documenti, i libretti di circolazione di cui si parla molto ci sono solo a Rabatta, però è un contesto generale in cui lui fa una grande confusione, rovista e muove un po' tutto. Quindi, certo. Quindi rientra un po' nella dinamica comportamentale di questo delitto, ma c'è solo qui, non ci sono negli altri, anche se spesso si pubblica. La borsa è sempre stata rovista, più o meno, se mi ricordo bene. Sì, in tutti i delitti. Sì, tutti no, secondo me no? Ha smesso a Calenzano. Calenzano la borsa della ragazza era sul sedile posteriore ed era non era stata toccata. Non era stata toccata. Però a Calenzano c'è questo elemento surreale del libretto della macchina di Baldi che è dentro la borsa della Cambi. C'è gente che dice ci può stare razionalmente, però rimane il sospetto che la borsa sia stata manipolata per la presenza di questo documento. Però anche appunto, perché... che puoi spiegare anche come un'esigenza di Stefano, magari me lo tieni te, vabbè. Ma il libretto di circolazione? Normalmente stava normalmente nel l'autoradio cassetto. No, ma nella borsa della ragazza, la macchina del ragazzo e il libretto nella borsa della ragazza. È il libretto del ragazzo. Sì, quindi uno teorizza, dice chissà che lui ha rovistato e poi l'ha rimessa dentro. Però, quello ecco. Però altri razionalisti dicono potevano avere prima l'esigenza. Prima di terminare una cosa importante, però poi parli di te, magari anche su questo. Abbiamo trascurato di dire una cosa importante che la Pettini lavorava a Firenze e ha detto che lei si sentiva pedinata, una persona l'avrebbe seguita dalla stazione centrale fino a Novoli che è in periferia. Ecco, questa è una cosa che noi non abbiamo detto, però risulta nei verbali che lei avrebbe avuto questa sensazione molto forte. Ecco, qui mi fermo. Ragazzi, facciamo leggere a Francesco le due righe perché siamo proprio in dittura. Agli sgoccioli, mi dispiace chiudere perché oggi non abbiamo fatto nessuna polemica, volevo solo buttarla lì perché ho già sottoposto ad alcuni amici questo passaggio e tutti mi hanno detto lascia perdere, perché in effetti avevo trovato un riscontro, volevo solo, niente di inedito, volevo solo riportare un commento di un utente di un forum che non sto a citare, ma l'utente, l'user di anni fa si chiamava Sanguinetti, ha puntato Sanguinetti e ha fatto delle considerazioni che chiaramente sono suggestive e potranno far storcere il naso a molti, ma su cui io mi sono trovato a riconsiderare. A proposito di Rabatta e di Mosciano, dice, questo qui leggevo, le punzecchiature e il tralcio di vite a Stefania sembrano richiamare alla memoria locale, cioè alla memoria del Mugello, sfregi subiti effettivamente da sventurate donne della zona durante il tragico eccidio di Vinca nel 44 ad opera delle Brigate Nere. Non solo... Il luogo del delitto di Mosciano, dove sono stati uccisi Ladenuccio e Foggi, è luogo della fucilazione di una coppia di partigiani. Nel 44 c'è una memoria, si chiamano Giselda Bicchierai e Tito Casini e sono stati ammazzati nel luogo del delitto di Mosciano nel 44. E Pista Nera, buonanotte. Ora sto zitto perché la gente, ma io in questo periodo sono, ma non dico che è un gruppo di terroristi neri, ma che ci siano delle suggestioni relate alla memoria della resistenza e del conflitto fascio-comunista nel dopoguerra e animano il mostro.
Lo so, vabbè, ma non ho detto che è così. Vi sottopongo una suggestione. Loro vogliono solo dire Salvatore Vinci che va alla boschetta. Non ci crede neanche mia madre, azza. Ok? Cioè, voglio Salvatore va a Baccagliano. Non esiste sul pianeta. Vabbè, però. No, grandissimo. Chi vuole replicare? Lorenzo, no, io non voglio. Non volevo asserire nulla. Volevo solo una cosa. Dovete fare la pace con l'idea che quello che ha subito la Pettini lo hanno subito molte donne, gli hanno infilato i tralci di vite nella vagina e le hanno picherate. Era l'eccidio di Vinche del 44 a Mosciano, in località Mosciano Villa Bianca, dove hanno ammazzato Carmela e Giovanni. Sono stati uccisi Giselda Bicchierai e Tito Casini, una coppia di partigiani, per rappresaglia dalle SS tedesche. Una coppia, scusate, è solo suggestione. No, ragazzi, tanto... Sì, però a questo punto vuol dire che l'assassino aveva memoria di ciò, perciò doveva già essere anzianotto all'epoca. Al 100% non ci arrivava. Se il mostro di Firenze avesse ucciso Assigna e avesse avuto 18 anni, sarebbe del 50. Quindi il mostro, noi sappiamo una cosa certa, ve la dico e voi converrete con me: il mostro di Firenze è nato al 100% prima del 1950. Dobbiamo cercare gente che è nata prima di lui, quindi tutta gente che secondo me non è nato neanche nel 50. Voi dite negli anni 30, Salvatore era negli anni 30, Pacciani negli anni 20. E no. Una persona mi ha scritto, ha detto: Francis ha ragione sulle date storiche. Grazie, chiunque lui sia, ma io. Cristina. Vado, ciao Cristina. Ah, Cristina Padedda, se è Cristina Padedda, è la mia più grande fornitrice di documenti inediti e lei non vuole neanche che lo dica. Comunque, grazie, infatti, Cristina. Ma lo dico sì, che è una grande. E anche, quella che gli ha fornito il libro di Cannella. Siamo se... Ecco, posso assolutamente testificare che non è così e io non tradirò mai le mie fonti, assolutamente, che ci sto pensando a chi mi ha dato il libro di Cannella, ma. Non menzionerò mai e sostengo che l'ho cancellato, non sto mentendo. No, vabbè, siamo vicini alle elezioni, quindi pista nera contro pista rossa. No, vabbè, questa no, vabbè, una battuta che è voluto narrare lui. Grazie. Quindi, ragazzi, no, veramente siamo alla fine. Io ringrazio tutti quanti. Volevo proporre una cosa, visto che contiamo tante persone, la settimana prossima io so che voleva venire Nicola Puleri, gli altri ragazzi, e io ho detto: per me va bene, se va bene a Daniele. Okay. Poi proporrei di fare, se a voi va bene, che veniate uno per volta, in maniera tale che ognuno parla due ore di programma, come ha fatto Lorenzo te hai già fatto l'altra volta, quindi come dire, diamo precedenza anche a chi vuol venire, a Frenzia, a Luca, si fa a Giuseppe si fa i turni, sì. Se io proporrei, se Daniele è d'accordo, proporrei di fare una cosa del genere, perché poi ognuno debba raccontare la propria storia, la propria versione, perché io sì sono d'accordo con tutti i sardisti, ma ho la mia diversione, cioè che presumo nessuno a cui vada dietro. Sono simili, l'assassino è sempre il solito, però poi ci sono delle piccole sfumature che a me non tornano. Ora poi dopo ne parleremo anche in separato serie. Dimmi, Francesco. Volevo dire una cosa prima che tu chiudessi, siccome ecco, io 3 mesi fa questa cosa non me l'aspettavo, prima che te chiudi volevo ringraziare con baci sulla bocca Riccardo, Angelo, Daniele per averci concesso questo. Vai, e soprattutto il maestro Di Bernardo per essere qui stasera con noi. Grazie Daniele, grazie Angelo, grazie Riccardo, ci avete fatto la serata. Riccardo, stando zitto, ci ha fatto una serata gradevolissima. Daniele è un signore, spero di parlarci non del mostro di Firenze e tante altre cose. Scusate, finisco di leccare. Grazie ragazzi, è stata una serata bellissima. Stasera tra Di Bernardo e Frenzi, cuore e baci, mi sono giocato la reputazione di quello che assolutamente tanto facciar cosa. La tua mascolinità ormai... Sì, vabbè, di quello ogni tanto fa qualcosa. Ogni tanto. Ora proprio la gente mette a zero. Allora niente ragazzi, io vi saluto, grazie a Daniele che è sempre disponibile alla trasmissione. Giovedì prossimo, se i ragazzi vogliono venire, sono invitati fin da adesso. Io parlo di Puleri, Leandro, Giampaolo, Nicola, eccetera eccetera. Voi se volete venire uno per volta potete venire. Io proporrei così, perché avete visto poi c'è difficoltà a rimanere nell'argomento, uno dice una cosa, si accavalla magari, eccetera. Allora un saluto a Lorenzo Meccaccini, Francis Trinipet con la T perché mi ha brontolato, Riccardo Pini che oggi era in regia video, non c'è ancora regia video ma si sta allenando. Sì, esatto, ho visto, spippolava. Giuseppe Di Bernardo che ci ha fatto una grande sorpresa venire qui con noi, Luca Scuffia di Prato. Io do la buonanotte a tutti e la potete riascoltare in podcast domani l'altro. Perfetto. Buonanotte. Buonanotte.